Buonasera. L'Italia vive un difficile momento della sua crescita. Prima la recessione economica con l'austerity e l'improvvisa impennata dell'inflazione. Poi la prepotente ripresa che ci collocherà fra le primissime potenze industriali dell'Occidente. Intanto l'attacco del terrorismo allo Stato si indurisce. È la stagione delle stragi alimentate dall'estremismo nero. Stiamo entrando nel cuore, senza pietà, degli anni di piombo. Brescia, 28 maggio 1974, Piazza della Loggia. È in corso una manifestazione sindacale di protesta contro gli attentati e le provocazioni dei gruppi neofascisti che si ripetono da mesi. Comincia a piovere, la folla si dirada. Molti si riparano sotto i portici. Sta parlando Franco Castrezzati, sindacalista. Sono le 10 e 12 minuti. Amici e compagni lavoratori, studenti. Siamo in piazza perché in questi ultimi tempi una serie di attentati di marca fascista ha posto la nostra città all'attenzione preoccupata di tutte le forze antifasciste. Sono così venuti alla luce uomini di primo piano che hanno rapporti con gli attentatori di Piazza Fontana e del direttissimo Torino-Roma. Vengono pure alla luce bombe, armi, tritolo, esplosivi di ogni genere. Ci troviamo dunque di fronte a trame intessute segretamente da chi ha mezzi ed obiettivi precisi. A Milano, al... Fermi! State fermi! State calmi! State all'interno della piazza! Il servizio d'ordine faccia cordone attorno alla piazza! State all'interno della piazza! Invitiamo tutti a portarsi sotto il palco! Venite sotto il palco! State calmi! Lasciate posto alla Croce Bianca! Lasciate il passo! Lasciate il passaggio alle macchine! Lasciate il passaggio alle macchine! Tutti in Piazza della Vittoria! Tutti in Piazza della Vittoria! Una bomba è scoppiata sotto l'arcata della torre dell'orologio. Era nascosta in un cestino di rifiuti. 8 morti. 5 insegnanti, 2 operai e un pensionato. 94 i feriti. Le indagini della magistratura prendono il via fra grandi difficoltà. Si rivolgono verso gli ambienti del neofascismo bresciano. Dopo quasi 3 anni di istruttoria, verranno rinviate a giudizio 9 persone imputate di strage. Tra queste, Ermanno Buzzi e i fratelli Angiolino e Raffaele Papa. Ecco l'iter dei processi. Brescia 1979, sentenza di primo grado. Ergastolo a Ermanno Buzzi, 10 anni ad Angiolino Papa. Assolti con formula piena gli altri imputati. Brescia 1982, sentenza d'appello.
assolti tutti gli imputati per non aver commesso il fatto. Per Buzzi, sentenza di non doversi procedere per la morte del reo. È stato infatti strangolato nel supercarcere di Novara da Pierluigi Concutelli e Mario Tuti. Roma, 1983. La Cassazione annulla il processo d'appello. Venezia, 1985. Nuovo processo d'appello. Angiolino Papa, Marco Di Amici e Fernando Ferrari assolti per insufficienza di prova. Nel 1987 la sentenza sarà definitiva. Intanto un'inchiesta bis aveva portato nel gennaio 1987 ad un nuovo processo con tre nuovi imputati: Cesare Ferri, Alessandro Stepanov e Sergio Latini. Il processo si conclude in prima istanza con una assoluzione per insufficienza di prove e in appello il 31 marzo 1989 con formula ampia per non aver commesso il fatto. Questa sentenza assolutoria è confermata dalla Cassazione il 13 novembre 1989. Dopo 15 anni e 6 processi, la strage di Brescia è ancora senza colpevoli. Piazza della Loggia, finora, è nel nostro paese, da 20 anni a questa parte, la quarta strage politica. La prima fu quella di Piazza Fontana. Morì gente qualunque, clienti di una banca. La seconda, nel 70, quella di Gioia Tauro, quando fu fatto deragliare il treno Freccia del Sud diretto a Reggio Calabria. La terza, quella provocata da Bertoli davanti alla questura centrale di Milano. Anche lì rimase uccisa gente qualunque, passanti. A Brescia, invece, le vittime non sono casuali. Cadono cittadini che protestano in piazza contro la violenza nera. Maggio, 2 giorni dopo la strage di Brescia. Uno dei capi di Ordine Nero, Giancarlo Esposti, spara su una pattuglia di carabinieri e guardie forestali che lo ha scoperto, accampato con 3 compagni, a Pian del Rascino, sulle montagne fra le province dell'Aquila e di Rieti. La pattuglia dei militari risponde al fuoco. Dopo una violenta sparatoria, 2 carabinieri rimangono feriti. 3 estremisti si arrendono e vengono arrestati. Esposti resta sul terreno, crivellato di proiettili. La ferita mortale è alla testa. Si dirà che sembrava un colpo di grazia dopo un'esecuzione. Ma mentre nulla valora questo sospetto, sarà provato che fu Esposti a sparare per primo. Al lato della sparatoria hanno detto che facevano parte delle Brigate Rosse, poi subito dopo hanno smentito e infatti hanno affermato proprio, dice, noi siamo dei fascisti. Ma perché portate tutto questo arsenale, tutta questa roba, tutte queste armi, tutta questa polvere, che cosa ne fate? Dobbiamo uccidere però non voi, non siamo contro le forze di polizia, noi non miriamo a voi. Ci stiamo addestrando alla guerriglia e dobbiamo uccidere. Abbiamo chiesto chi ha fornito tutto questo materiale, ci hanno risposto domandatelo a lui. Alle Esposti che era già morto e sgrondava di sangue. Sotto le tende del campo paramilitare, armi, munizioni e 65 kg di esplosivo. Polizia e carabinieri avevano già scoperto negli ultimi anni altri attendamenti simili a quello di Pian del Rascino, una 70, alcuni con poligoni di tiro e percorsi di guerra. Salvatore Francia, direttore del periodico neofascista Anno Zero, è fermato dalla polizia al suo ritorno da uno di questi campi. Insieme ad alcuni amici nel 70 e nel 72 abbiamo passato le nostre vacanze in montagna. Non so per quale motivo questi campeggi del tutto normali, del tutto a carattere di distensione estiva, sono stati definiti campeggi paramilitari. Noi siamo stati in montagna dal 5 al 13 agosto del 72. Dopodiché ognuno è andato per i fatti suoi, chi è andato al mare, chi è andato in campagna. Sono rientrato a Torino il 20 o il 21 agosto, il 25 agosto mattina, sono venuti a prendermi a casa. In casa hanno trovato soltanto la mia tuta da lancio, la tuta mimetica. Lei aveva delle armi? Sì, avevo delle armi. Infatti quando sono venuti a fare la perquisizione a casa, queste armi sono state controllate, sono stati controllati i numeri di matricola e il relativo porto d'armi che regolarmente che avevo. Armi erano? C'erano 2 carabine e che calibro? Dunque ce n'era una in 308 Winchester,
ce n'era una carabina in calibro 22 e una rivoltella tamburo, una replica della Colt Frontier del secolo scorso, fatta in Italia, sempre in calibro 22 e in più un Flaubert. Tutto questo. I primi campi paramilitari furono organizzati da Avanguardia Nazionale e Ordine Nuovo. Avevano lo scopo di addestrare gruppi di giovani nelle tecniche della guerriglia e della controguerriglia. Tiro con armi da guerra, uso di esplosivi, combattimento corpo a corpo. Nel convegno dell'Istituto Alberto Pollio, che si era tenuto a Roma all'Hotel Parco dei Principi nel maggio del 1965 sul tema «La guerra rivoluzionaria», erano state espresse molte delle convinzioni della destra estremista che non si riconosceva nei partiti politici, neppure nel movimento sociale italiano, giudicato un complice del sistema parlamentare. La prima di queste convinzioni, d'altronde largamente condivisa in paesi come la Spagna, la Grecia e il Cile, era che l'avanzata palese e occulta del comunismo si potesse arrestare soltanto con l'intervento dei militari, affiancati da una sorta di volontariato civile. Edgardo Beltrametti aveva detto: «Di fronte al pericolo comunista che minaccia la civiltà occidentale, i sistemi democratici sono inadeguati. Occorre radicalizzare la lotta preparando uno strumento che comprenda la creazione di gruppi permanenti di autodifesa i quali non esitino ad accettare la lotta nelle condizioni meno ortodosse». Un altro relatore, il professor Pio Filippani Ronconi, aveva descritto uno schieramento di forze rivoluzionarie articolato in gruppi disposti su vari livelli, secondo la loro collocazione nella società e i compiti che dovevano svolgere. Tali unità andranno addestrate a compiti di controterrore e di rottura nei punti di precario equilibrio, in modo da determinare una diversa costellazione di forze al potere. Ci si chiese perché Esposti, a due giorni dalla strage di Piazza della Loggia, fosse accampato a Pian del Racino con armi, munizioni ed esplosivi. Si parlò a lungo di un misterioso secondo uomo, suo compagno di tenda, sfuggito alla cattura e scomparso. Restò senza spiegazione il fatto che molte delle munizioni sequestrate facessero parte di uno stock assegnato al Ministero dell'Interno. Infine si fece strada un dubbio ancora più inquietante: che vi fosse un progetto annullato all'ultimo momento per attentare addirittura la vita del Presidente della Repubblica Giovanni Leone. In questo ipotetico piano era in qualche modo coinvolto anche Esposti? Al di là del suo fondamento subito incerto, di quell'ipotesi non si parlò più. Tra maggio e giugno del 74 vengono decise tre modifiche nell'organigramma dei carabinieri e del Ministero dell'Interno che si riveleranno di grande importanza nella lotta contro l'eversione. Il 22 maggio viene costituito presso la Brigata Carabinieri di Torino un corpo speciale contro l'attività terroristica agli ordini del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Al nuovo reparto sono assegnati all'inizio 40 uomini. Nuclei del corpo speciale verranno presto inseriti nei reparti operativi delle città più importanti. Il 29 maggio il ministro dell'Interno Taviani scioglie l'ufficio Affari Riservati, un organismo su cui pesano giudizi controversi e persino di illegittimità, retto da Umberto Federico D'Amato fin dal 1968. Il 1 giugno nasce l'Ispettorato Antiterrorismo, diretto dal questore Emilio Santilla, con un organico di 300 uomini distribuiti in 13 centri periferici e sottocentri minori. È alle dipendenze dirette del capo della polizia. Dietro i provvedimenti per contrastare l'eversione c'è la crescita minacciosa del terrorismo nero, nel quale trovano sfogo le ossessioni anticomuniste e i progetti autoritari dell'estremismo di destra. Il movimento sociale italiano in quegli anni è non di rado sospettato di connivenze con terroristi della destra eversiva che, prima di entrare in Ordine Nero, nei NAR o nelle SAM, dopo aver militato nel movimento sociale, l'avevano abbandonato perché lo giudicavano ormai compromesso con il regime parlamentare o ne erano stati espulsi. La scelta di Almirante di una linea che verrà sommariamente chiamata del doppio petto teorizzerà il distacco del suo partito dall'area eversiva neofascista.
I giovani estremisti non si appagano dell'esaltazione del ventennio sulla quale non di rado fa leva un'ala del neofascismo confluito nel movimento sociale. Essi si riconoscono soprattutto nell'insegnamento di Julius Evola, un singolare pensatore di nobile origine siciliana, la cui dottrina costituisce uno dei sistemi più radicalmente anti-egualitari, antiliberali, antidemocratici e antipopolari del XX secolo. È una strana mescolanza di idealismo, di filosofie orientali, di tradizionalismo. Lo Stato, per Evola, deve essere retto da una minoranza elitaria, animosa, ispirata a ideali eroici fino al sacrificio estremo. Ecco uno stralcio della sua predicazione. Gli uomini del nuovo schieramento saranno sì antiborghesi, ma per via di una superiore concezione eroica ed aristocratica dell'esistenza. Saranno antiborghesi che disdegnano la vita comoda, antiborghesi perché seguiranno non coloro che promettono vantaggi materiali, ma coloro che esigono tutto da se stessi. Antiborghesi, infine, perché non hanno la preoccupazione della sicurezza, ma amano un'unione essenziale fra vita e morte, su tutti i piani, facendo propria l'inesorabilità dell'idea nuda e dell'azione precisa. Il modello di organizzazione politica per Evola non è il partito, ma l'ordine. Egli si richiama non a caso agli ordini monastici e guerrieri insieme del Medioevo, primo fra tutti quello dei cavalieri teutonici, i conquistatori della Prussia. Incarnazioni moderne dell'ordine sono, per Evola, la falange nazionalista e tradizionalista spagnola di Primo de Rivera, la legione dell'Arcangelo Michele e la Guardia di Ferro, entrambe fasciste e antisemite, fondate in Romania da Cornelio Codreanu, e infine le SS naziste, a cui Evola dedica le pagine più dense di ammirazione. L'influenza di Evola sulla destra estrema di questo dopoguerra, e non soltanto su quella italiana, è stata grandissima. Ciò non significa che gli si possa attribuire la diretta responsabilità del terrorismo e delle stragi. Nelle idee e ancor più nelle azioni dei discepoli, assai di rado, forse mai, si trova intatto, senza modifiche, sviluppi e persino distorsioni, il pensiero del maestro. E tuttavia non va dimenticato che il leader di Ordine Nuovo, Clemente Graziani, definisce proprio il libro di Evola, Gli uomini e le rovine, come il Vangelo politico della gioventù nazionale rivoluzionaria ed afferma che il programma di Ordine Nuovo è nient'altro che il tentativo di realizzare la dottrina di Evola. Il terrorismo di destra ha avuto una storia molto ampia negli ultimi 10 anni che può essere divisa per sommi capi in 2 periodi, dal 69 al 75. Il terrorismo di destra compie circa l'85% di tutte le azioni terroristiche compiute in Italia e proprio in questo periodo il terrorismo di destra cerca di conquistare il potere. E quello è l'obiettivo dichiarato aperto. Vorrei fare una precisazione. Questo non significa però che dietro ad ogni fatto, ad ogni episodio e dietro a ogni organizzazione ci fosse lì direttamente esplicitata, diciamo così, la mano del nemico, per intenderci, della reazione dentro in modo palese. A volte quelli che agivano forse non sapevano nemmeno chi comandava e la vera ricerca bisognerebbe indirizzarla in questa direzione. Ci sono, per intenderci, i burattini che possono essere diversi. La cosa più importante è capire quali sono stati i burattinai. Ma cosa? Questo strano rumore di piazza lontana, dalla forte tenerezza, un dubbio che rimane, ma siamo qui. Nella notte del 4 agosto 1974 il numero delle stragi sale a 5. Un treno denominato Italicus, in viaggio da Roma a Monaco di Baviera, sta percorrendo una galleria del tratto Firenze-Bologna. Ah!
Buonasera, il telegiornale è dedicato oggi per la maggior parte al criminale attentato avvenuto la notte scorsa sul treno Roma-Brennero tra Firenze e Bologna. Il bilancio è gravissimo, 12 morti e 48 feriti, per due dei quali i medici si sono riservati la prognosi. È il risultato orribile di una esplosione che ha fatto saltare un vagone del convoglio partito ieri sera da Roma eccezionalmente affollato. È 1:20. Per un caso il treno non deraglia all'interno della galleria. Sarebbe stata una strage ancora più spaventosa. Fiamme e fumo, addensandosi sotto la volta, avrebbero provocato un massacro. Il macchinista riesce a fermare il convoglio all'aperto, vicino alla stazione di San Benedetto Val di Sambro. 12 i viaggiatori morti, 105 i feriti. Ai funerali, cui partecipa anche il Presidente della Repubblica, Leone, prorompono sconforto e rabbia. Non ho ragione, ho mille ragioni. Cos'è che fate per liberarti da questi delinquenti? Cos'è che fate? Ci fate tanto fare, signor Presidente, mi sembra di no. Non lo fate, Presidente. Le autorità si dirigono verso il palco. Come vi dicevo, ci sono una grandissima folla, ci sono soltanto alcuni piccoli gruppi che manifestano il loro dissenso. Vediamo che sul palco del Sagrato si stanno raccogliendo le autorità. Si alza una forte, ammonitrice protesta. Forse non sale da tutta la piazza, come minimizza il cronista, ma è quanto basta per dover prendere atto che il paese, il quale capisce più di quanto non conosca, vuole sapere. Ma il nuovo, gravissimo tentativo di minare il rapporto tra società e democrazia ancora una volta fallisce. Il paese, anzi, non solo si riconosce, ma si raccoglie intorno alle istituzioni. Partiti e sindacati danno vita a grandi manifestazioni democratiche. Durante un acceso dibattito in Parlamento, il segretario del Movimento Sociale, Giorgio Almirante, annuncia di avere segnalato al capo dell'ispettorato antiterrorismo, 19 giorni prima della strage, che si stava preparando un attentato contro il treno palatino in partenza dalla stazione Tiburtina di Roma. L'attentato sarebbe stato opera di gruppi extraparlamentari di sinistra. Il deposito di esplosivi dei terroristi si troverebbe in uno scantinato dell'Istituto di Fisica dell'Università di Roma. A dare queste informazioni è un bidello, Francesco Sgro. Le raccoglie un dirigente del Movimento Sociale, l'avvocato Aldo Basile. Il 12 agosto Sgro confessa di essersi inventato ogni cosa dietro pagamento di un compenso. L'avvocato Basile sarà tratto in arresto con l'accusa di aver indotto Sgro a inventare una pista rossa. Il partito lo espellerà. Ma in quell'invenzione una verità c'era. L'attentato purtroppo avvenuto a un treno in partenza sì dalla stazione Tiburtina, ma che però non è il Palatino, bensì l'Italicus. Inserire una dose calcolata di falso in un messaggio per il resto veritiero è del resto una delle tecniche della disinformazione, che in questo caso sembrò usata per montare un depistaggio preventivo nel quale Almirante, suo malgrado, rimase coinvolto.
Questo ed altro finiranno per alimentare la mitologia di un regista occulto che ispira e devia, coinvolge e scagiona, provoca e nasconde. In realtà quello di destabilizzare il paese, secondo alcuni, o al contrario di stabilizzarlo, secondo altri, è un progetto politico con una logica, un metodo e un obiettivo, ciascuno in sé coerente. La storia di questo progetto, al di là del fatto di perseguire la sovversione o l'intangibilità del sistema, appronta quasi ogni giorno la sua pagina di cronaca, spesso tragica. Empoli, 24 gennaio 1975. Alcuni agenti di polizia suonano alla porta del geometra Mario Tuti. Nato a Empoli, 28 anni, faccia da ragazzo per bene, Mario Tuti è impiegato al comune. È felicemente sposato, ha un figlio, gode della stima dei colleghi. Qualcuno sa di certe sue simpatie per la destra extraparlamentare e della mania di collezionare armi, ma in generale non è ritenuto un estremista, né tantomeno pericoloso. È tra i fondatori, invece, del Fronte Nazionale Rivoluzionario di Arezzo e sarà condannato per 3 attentati ferroviari. Nell'agosto 1987, nel penitenziario di Porto Azzurro, Tuti guiderà un tentativo di fuga alla testa di altri 4 detenuti comuni. La fuga non riesce e si trasforma in rivolta. I 5 si barricano con 36 ostaggi nell'infermeria del carcere e vi resisteranno per 7 giorni prima di arrendersi alle teste di cuoio dei carabinieri. Gli agenti hanno in tasca un ordine di cattura per associazione sovversiva, ma intanto chiedono a Tuti i permessi per le armi che colleziona. Il tono delle guardie è quello di chi sbriga una formalità. Ragazzi, cioè, prima di buttarmi all'aria la casa, cioè, ve le dico io dove sono, perché cioè, io, voi lo sapete, sono regolare, sono qui, sono là. E infatti, su un pianerottolo, che sarà, non so, saranno un paio di metri quadrati, insomma, un pianerotto, c'era una cassapanca. Sopra questa cassapanca c'era una rastrelliera. C'era. Questa rastrelliera erano attaccati due fucili automatici, non italiani però, non di marca italiana. Allora io nel perquisire questo armadio c'era una giacca attaccata, una giacca sportiva, bicchiebocche, con le toppe di pelle. Ho messo la mano in tasca alla giacca, la tasca destra, e ho trovato queste due gomme a mano. Allora, qui, dice via, siamo decisi, mai carichiamo ogni cosa su, sì, dice lui. E infatti io mi sono messo queste due bombe a mano in tasca, perché non le volevo mica lasciare tanto in giro. A questo punto ho sentito un colpo, mi sono girato di scatto. Nel girarmi di scatto ho visto Falco buttato giù. Questo, con questo mitra, con certe cose uscivano da questa maniera. Ha dato una sventagliata. Io non lo so. Sono cascato con la parte anteriore del corpo dentro a questa, un altro stanzino. Mentre io cascavo, ho sentito la voce di Ceramolo che ha gridato «Madonna mia!». Nel soprabito c'avevo le due bombe a mano. Io non lo so, il Padre Eterno mi ha salvato, perché se un proiettile prende la bomba, a quest'ora il Rocca stava insieme con gli altri miei colleghi. Ho visto il mio genero, che aveva a fare il canate bestiale, veniva giù come una belva. E se ha girato a sinistra, cioè ha superato il portone principale, perché ha visto c'è il portone principale, poi c'è l'altro ingresso, con il mitra a mano e con un sacco da quest'altra parte. E ha sparato le trafiche. Io ho cercato di trattenere, dico, Mario, che fai? E ho visto che ha ammazzato anche quell'altro. Però dici, io non avrei neanche il coraggio di ammazzare un uccellino, ecco il contrasto. Ha pure ammazzato un uccellino, ammazza 3 persone e fra un po' ammazza anche me quando vado di fuori.
Due minuti prima della mezzanotte del 12 aprile 75, 2,5 kg di tritolo fanno saltare 90 centimetri di rotaia in una curva, mentre la Freccia del Sud, con 1.500 passeggeri, corre verso Incisa Valdarno. Il treno supera l'interruzione senza deragliare. Solo per questo motivo l'esplosione non ha provocato una strage. Tutti nel frattempo è sempre in fuga. Centinaia di agenti e di carabinieri gli danno la caccia. Si nasconde per qualche giorno sulle colline intorno a Lucca. Poi cerca di procurarsi documenti falsi e denaro per espatriare. Chiede aiuto all'ambasciatore del Cile, che glielo rifiuta. Poi tenta con l'ambasciata di Libia. Vorrebbe raggiungere Tripoli per arruolarsi, così dichiara, in una formazione di guerriglieri palestinesi. Tutto ciò che ottiene è un sussidio di 50.000 lire. Mario, ascoltami, sono Loretta, io ti ho sinceramente sempre amato, anche se mi hai ingannato con la tragedia, con l'orribile tragedia che tu hai commesso e che io credevo che mai potesse accadere. Ti rivolgo questo appello, non per l'amore che ancora, nonostante tutto, c'è in me, e neppure per il tuo amore, che forse non è mai esistito, ma per Werther, per il nostro bambino, ti prego, ti scongiuro, costituisciti, aiuta tutti, noi, gli altri, a trovare la verità. Mario, ti prego, ascoltami. Tu dicevi sempre che chi sbaglia deve pagare. Insegna almeno questo a tuo figlio. Alla fine riesce a riparare in Francia. Forse crede di essere in salvo, ma la sua fuga è finita. Viene catturato a Saint-Raphaël, vicino a Nizza, dopo una sparatoria con agenti dell'antiterrorismo italiano. Ferito al collo e a un fianco, si arrende. Il processo per la strage dell'Italicus si apre di lì a poco. Come per l'attentato di Piazza della Loggia, l'andamento processuale sarà faticoso, lungo e inconcludente. Sentenza della Corte d'Assise. Tutti è assolto con tutti gli altri imputati per insufficienza di prove. Sentenza d'appello. Tutti è condannato all'ergastolo insieme con Luciano Franci, un neofascista di Arezzo che dirigeva con lui la cellula nera toscana e che aveva messo a punto il piano di attentati sulla ferrovia Firenze-Bologna nel 75. Prendo atto che anche, diciamo, il difensore di parte civile, citando, sembra, testi della magistratura, riconosce che la mia pretesa di considerarmi in guerra non è infondata. Per questo ribadisco che sono completamente indifferente alla condanna che mi verrà data. Come ho già detto, praticamente con la mia qualifica di detenuto politico, la pena che mi verrà data al massimo potrà durare quanto il regime che mi condanna. La Cassazione annulla la condanna all'ergastolo irrogata dal processo d'appello e ne ordina la ripetizione. Il nuovo dibattimento non è ancora fissato. È tuttora in corso, infatti, un'istruttoria bis. Anche la strage del treno Italicus, dunque, dopo 15 anni non ancora colpevoli. Così è stato per le stragi che l'hanno preceduta e così sarà per quelle che seguiranno.
Se l'impegno, il coraggio, la capacità professionale delle forze dell'ordine e della magistratura non ottengono i risultati che si vorrebbero, è anche perché il sistematico occultamento degli indizi e delle prove ha la prontezza e l'efficacia che soltanto un disegno strategico può assicurare. Il silenzio, l'omertà, le protezioni, sommate alle difficoltà obiettive che si incontrano nell'indagare su crimini non solo non rivendicati, ma di volta in volta attribuiti a gruppi diversi, finiscono per rappresentare un grave ostacolo alla ricerca della verità. Soltanto di una strage, quella di Peteano, si conosce il responsabile. Ma perché è lui stesso, Vincenzo Vinci Guerra, ad ammettere la propria colpa. Il 19 luglio 1984 dichiarerà al giudice Felice Casson. Con l'attentato di Peteano e con tutto quanto ne derivò, ebbi finalmente chiara consapevolezza che esisteva una vera e propria struttura occulta, capace di porsi come direzione strategica degli attentati, e non, come in precedenza avevo pensato, una serie di rapporti umani, di affinità politiche. L'amicizia personale e il comune credo ideologico tra alcune persone inserite in apparati statali ed elementi di estrema destra non avrebbero mai potuto produrre livelli di copertura così estesi e capaci di raggiungere i vertici dei servizi di informazione. Il 30 gennaio 1990 la Suprema Corte di Cassazione ha definitivamente condannato all'ergastolo il latitante Carlo Cicuttini, uno degli esecutori della strage di Peteano, e ordinato la ripetizione del processo d'appello per i due ufficiali e il sottufficiale dei carabinieri imputati di falso, calunnia e peculato. Vincenzo Vinci Guerra, che non si era appellato contro la sentenza di primo grado, continuerà a scontare l'ergastolo nel carcere di Sollicciano. Se il terrore è il fine primario, ha scritto Norberto Bobbio, un atto è tanto più terrorizzante quanto più è circondato da un mistero impenetrabile. Ma la difficoltà maggiore incontrata dalla magistratura è consistita in una serie di ostacoli frapposti nel corso delle indagini. Reperti e documenti importanti distrutti, testimoni attendibili e possibili imputati fatti espatriare, testimoni falsi fatti comparire, continue indicazioni fuorvianti. Per oltre un decennio, dal 1970 al 1981, cioè fino alla scoperta delle liste degli iscritti alla loggia P2 di Licio Gelli e alla conseguente purazione dei cosiddetti servizi deviati, essi hanno interferito in tutte le indagini sulle stragi e solo in quelle. Non si ha notizia, infatti, di depistaggi a danno delle indagini sul terrorismo rosso. Appare dunque evidente un interesse a evitare che quegli autori venissero assicurati alla giustizia. Ritorna alla domanda iniziale. Da chi è diretto il disegno che sta dietro le stragi? Italo Calvino, con un linguaggio da cui alla fine degli anni Ottanta, in un famoso rapporto del capo della polizia, verranno mutuate alcune inquietanti parole, e con quella capacità profetica che non di rado appartiene ai grandi artisti, anche quando sembrino apparentemente lontani dalle cose di cui parlano, così scrive dopo la strage dell'Italicus. Il piano eversivo fascista è certo un pericolo, ma più insidiosa e concreta, perché già in atto, è l'instaurazione di un antistato che conviva stabilmente con la nostra democrazia, corrodendo i vertici del potere col ricatto, con le stragi e con i regolamenti di conti. La mafia convisse con l'Italia liberale e convive con quella democratica. Il pericolo oggi è che la trama nera, tramontata all'illusione del golpe per le mutate condizioni internazionali, si stabilizzi come un fenomeno di criminalità politica statica, sul tipo della mafia e del gangsterismo. Liberi, sentirsi liberi, forse per un attimo è possibile, ma che senso ha? Il paese vive questi anni coinvolto in problemi di varia e complessa natura che condizionano non soltanto lo sviluppo in generale dell'economia, ma anche negli effetti quotidiani la vita di ogni singolo. La crisi petrolifera del 73, seguita alla guerra del Kippur fra Egitto e Israele, ha un grave riflesso in un'Italia che si trova, rispetto ad altre nazioni europee, in condizioni di forte dipendenza energetica e che è in una fase ancora di ripresa dopo la crisi dei primi anni 70. Il governo, ricordate, decreta una diminuzione dei consumi privati, dal riscaldamento delle case alla circolazione delle automobili, alla chiusura anticipata dei locali pubblici.
appare una parola nuova presa dall'inglese, austerity. Non per entrare nel merito del motore, ogni motore ha una musica ed io la so. Così per sempre nel vento la farò cantare per questa mia povera terra. La ricomparsa delle biciclette e addirittura dei pattini a rotelle fornisce ai mass media immagini che vorrebbero sdrammatizzare con il disagio le sue cause. Ma al di là del folklore si ha un pesante peggioramento della bilancia dei pagamenti e l'aumento dei prezzi fa lievitare l'indice di inflazione che diventa il più alto d'Europa. La produzione industriale torna a calare e crescono fino a 350 milioni in un anno le ore di cassa integrazione. Solo alla fine del 75 si verificheranno i primi sintomi di ripresa del sistema economico e avrà inizio una costante e progressiva rimonta che collocherà l'Italia al sesto posto fra i paesi più industrializzati dell'Occidente. Nel frattempo nascono e si sviluppano nuove dinamiche economiche, più elastiche e quindi più resistenti di quelle usuali. A cominciare dal cosiddetto sommerso, cioè la minuta imprenditoria spontanea e diffusa che promuove e insedia una rete fittissima di iniziative al di fuori dei medi e grandi settori industriali. In questo quadro complesso l'Italia si prepara ancora una volta a cambiare e deve farlo fra strettoie di tipo diverso, fra calcoli di vario segno, nei quali rientrano persino quelli del partito più o meno occulto dell'eversione. È in questo clima che allo Stato di diritto, alla democrazia parlamentare, alle istituzioni della Repubblica si chiede di rinsaldare, nella garanzia evidentemente delle libertà istituzionali, la difesa degli ordinamenti scelti dal popolo. Da poco il corpo elettorale è cresciuto, si vota a partire dai 18 anni. Mentre qualche cerchio pretende di chiudersi, la base democratica risponde allargandosi. Ma la società nel suo complesso dovrà presto misurarsi con una minaccia che nel frattempo va più o meno oscuramente determinandosi. In questo scenario si colloca l'unica strage di cui si conosca il colpevole certo, per il semplice fatto di essersi spontaneamente accusato. È Vincenzo Vinciguerra. Eccolo in questa intervista. Vincenzo Vinciguerra, catanese, 40 anni. Lei è l'unico reo confesso di una strage. Ho detto reo confesso perché così viene generalmente definito e noi stessi qua e là abbiamo usato questa espressione. Se nell'84 non avesse preso l'iniziativa di parlare, il colpevole della strage di Peteano del 72 forse non l'avremmo mai conosciuto e lei forse non sarebbe qui a scontare l'ergastolo. In realtà, come va chiamata questa sua presunta confessione? Ci sono due punti importanti da chiarire. Non c'è stata nessuna confessione. C'è stata un'assunzione di responsabilità preannunciata in un interrogatorio ai magistrati di Bologna il 20 giugno 1984. Quindi assunzione di responsabilità che può essere intesa e deve essere intesa come rivendicazione eventualmente dell'attentato, non come atto di contrizione, come potrebbe far intendere e come fa a intendere il termine confessione. L'altro punto riguarda l'unica strage. Giuridicamente è strage qualsiasi fatto provochi la morte di più di due persone o comunque che ponga in pericolo l'incolumità di diverse persone. Ma strage, su un piano etico, su un piano morale, è quella che colpisce indiscriminatamente obiettivi civili, falcia la popolazione civile, nelle banche, nelle stazioni ferroviarie, sui treni. Un obiettivo militare colpito
nell'ottica di un attacco allo Stato, non può essere definito strage, giuridicamente, ma non su altri piani. Non può essere messo sullo stesso livello dell'attentato di Piazza Fontana, di Brescia, dell'Italicus, della stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Lei ha chiamato Peteano un atto di guerra contro lo Stato. Esatto. E quei carabinieri che non sapevano di essere in guerra? Ma i carabinieri sapevano di essere in guerra perché lo Stato è da anni, ancora prima del 1972 che si parla di conflitto in Italia. Perché dire che non sapevano? Perché un conflitto va dichiarato e presuppone due parti disposte a combatterlo. E c'erano infatti le due parti. In uno Stato di diritto la parte che lei considera avversa non ha mai inteso partecipare a una guerra. Ma io dico di più. Io dico una cosa diametralmente opposta alla sua. Io dico che lo Stato ha dichiarato una guerra senza avvertire la popolazione. E l'ha fatta questa guerra. Quindi i carabinieri di Peteano, lei ha ragione, non avevano colpe specifiche. Su questo punto concordo e proprio per questo non ho usato il termine rivendicazione fino ad oggi. Ma dire che non c'è stata una guerra o che non c'era una guerra già nel 1972 è cosa inesatta. Guerra contro chi? Contro che cosa? Da parte mia guerra contro lo Stato, da parte dello Stato guerra contro questa nazione. Cioè lo Stato che fa la guerra a se stesso? Lo Stato strumentalizza, oppositore, crea una situazione di scontro, destabilizza l'ordine pubblico a fine di stabilizzare l'ordine politico. Ma cominciamo dal principio. Dica. Lei apparteneva a Ordine Nuovo? Sì, io ho iniziato la mia attività nel Movimento Sociale Italiano, poi sono passato in Ordine Nuovo. Ma voi non volevate un partito, volevate un fronte di guerra? Noi eravamo impegnati in un'attività politica contro un sistema di partite che non poteva trovare il nostro favore. Io non sono democratico, non ero democratico e rimango antidemocratico perché non credo alla democrazia. Non credo che esista un regime democratico. Qual era stata, prima di Peteano, l'attività del suo gruppo e sua? Mi vuole dire quali furono le azioni più importanti? No, guarda, non è che ci siano state delle azioni eclatanti. È l'attività di un gruppo politico che si affida al volantinaggio, partecipa alle manifestazioni di piazza, fa opera di proselitismo. Cioè, un'attività più che normale. Mette qualche bomba? Qualche bomba è stata messa a partire dal 1971. La prima fu alla Democrazia Cristiana, in coincidenza dell'ingresso dei blindati dei carabinieri a Reggio Calabria. Come vede, già in quell'attentato non c'è l'ottica del neofascista che vede nell'arma dei carabinieri o nelle forze di polizia i corpi sani della nazione, che contrappone lo Stato al regime. No. Infatti il primo attentato fu di protesta contro questo intervento delle forze di polizia a Reggio Calabria e colpì la sede provinciale della Democrazia Cristiana di Udine. In quali circostanze maturò la decisione di compiere l'azione di Peteano, che mi pare fosse un salto di qualità? Guarda, l'attentato di Peteano non è che matura in un giorno. Nasce da un'analisi. Un'analisi che inizia sul finire del 1969. Un'analisi che coinvolge quella che è l'esperienza mia personale in quello che è la valutazione del mondo neofascista e quindi della nostra azione. E nell'analisi si arriva praticamente alla conclusione di uno scontro frontale con lo Stato. Peteano è stato un segnale. Chi fu il teorico di quell'azione? Lei che parte ebbe in quella fase? Ma guardi che io ho rivendicato l'ideazione, organizzazione ed esecuzione dell'attentato di Peteano. Io non ho mai avuto un teorico. Sono stato contemporaneamente il teorico e il pratico. Ecco, uccidendo dei carabinieri, che cosa contavate di ottenere? Contavo di lanciare un segnale perché venisse meno questa strumentalizzazione che veniva fatta dal mondo neofascista, del mondo neofascista, da parte dei suoi dirigenti, che non potevano continuare a frequentare gli stati maggiori e i servizi di sicurezza
e contemporaneamente proclamare la guerra al sistema e l'eredità della Germania nazionalsocialista. Perché sceglieste proprio quel luogo? Lo sceglimmo perché era un posto isolato, un posto che nel quale non potevano essere coinvolti i civili. Anche la dinamica dell'attentato, anche la telefonata venne fatta in quest'ottica, perché quando mi accorsi che questa trappola, questo agguato, perché sempre agguato rimane, non era scattato, lì restava una macchina che chiunque poteva far detonare. Bastava un curioso, bastava anche un bambino. E di conseguenza feci telefonare. E la telefonata provocò ovviamente la corsa dei carabinieri e quindi l'attentato ebbe l'esito che si prefiggeva. Lei si è definito, se non ricordo male, un soldato politico. Esatto. Che cosa significa? Significa che ho delle idee, per esse mi batto. È da soldato a tirare 3 vittime inconsapevoli in un tranello mortale. Ma questa non è la guerra classica. Questa è la guerra che i tecnici degli stati maggiori, compreso quello italiano, chiamano non ortodossa. La cosiddetta guerra che ha per obiettivo le menti, le coscienze, i cuori e gli anime degli uomini, non i territori. La guerra non ortodossa non risponde alle regole della guerra classica. E questo, degli agguati, degli attentati, non è soltanto che un mezzo. Uno dei tanti metodi impiegati in questo tipo di guerra, impiegati anche da militari in uniforme, e ai quali però nessuno riprovera l'adozione di certi metodi. Si riprovano soltanto a coloro che non hanno un uniforme visibile e che quindi devono essere richiamati. La loro attenzione deve essere posta sull'aver fatto un attentato. Mi perdoni, non le sembra un escamotage, cioè un eufemismo chiamare guerra impropria all'uccisione di 3 ragazzi? No, non erano 3 ragazzi. Erano 3 uomini che avevano scelto una loro via, avevano indossato una divisa, rappresentavano uno Stato. Io non credo che sia neanche logico cercare il piano umano su queste faccende. Quei 3 ragazzi che lei cita, morti a Peteano, e le ripeto, il tema è un'assunzione di responsabilità che oggi modifico in rivendicazione. L'ho utilizzato proprio perché erano 3 carabinieri che non avevano colpe specifiche. Uno soltanto quella di aver indossato la divisa e di essersi trovati lì quella sera. Lei allora dichiarò guerra a quello stesso Stato di fronte al quale poi, per usare il suo stesso linguaggio, non confessa ma si assume delle responsabilità. Parrebbe che ci sia un'incongruenza fra queste 2 cose. E in ogni caso non rinuncio a farle queste domande. Che cosa è successo nel frattempo, poiché degli anni sono passati e lei sarà pure cambiato in qualcosa? È cambiato lei, è cambiato lo Stato, sono cambiati gli scenari, le strategie? O è semplicemente un caso di coscienza? O non è cambiato assolutamente nulla? Io non sono stato arrestato. Io mi sono costituito il 12 settembre 1979. Anche questo si è prestato poi all'interpretazione di un atto di resa allo Stato. Invece così non era. Ebbi modo di riflettere. Riflettevo già da tempo, a dire la verità. C'era già una certa predisposizione. E così decisi che era venuto il momento di contribuire al chiarimento alla ricerca della verità su quella che era la strategia delle tensioni, la strategia delle stragi e del terrorismo. E mi assunsi la responsabilità di ciò che io avevo fatto, non quindi in un'ottica di confessione. Si è detto che lo Stato da lei combattuto avesse dei servitori cosiddetti deviati che conoscevano molte cose di voi prima e dopo Peteano, di voi e di lei.
questi servizi deviati, fra virgolette, conoscono perfettamente il mondo neofascista. Su Petiano erano informate, sono state informate nei mesi seguenti l'attentato, non prima. Prima non lo potevano né immaginare né prevedere, quindi non potevano nemmeno intervenire. Sono state informate per via confidenziale nei mesi seguenti l'attentato, con indicazioni generiche, e poi nell'ottobre del 72 hanno avuto in mano degli elementi concreti per poter provare la mia responsabilità nell'attentato di Petiano. Non lo hanno voluto fare, non lo hanno voluto fare non perché io ero un uomo da proteggere da parte di questi servizi e tantomeno da parte dell'arma dei carabinieri, ma perché contrastava con la strategia politica che stavano portando avanti. È possibile che quei servitori di due padroni, per così dire, l'abbiano strumentalizzata poi? No. No, perché non vedo come potevano strumentalizzarla. Loro si sono limitati a lasciarmi stare, a lasciarmi perdere. Hanno continuato nella loro strategia che voleva che la violenza in quel periodo fosse esclusivamente di sinistra e non anche di destra. Non hanno fatto nulla in concreto per strumentalizzarmi. La sua tesi, cioè che vi fossero stati depistaggi e coperture, fu raccolta dalla sentenza di primo grado. Un certo numero di ufficiali venne di conseguenza condannato. Ma in appello i giudici hanno poi negato che vi fossero stati depistaggi, coperture, inquinamento delle prove. E quindi hanno assolto quegli imputati. Lei dunque si è autoaccusato, e per questo sconta l'ergastolo, anche per denunciare fatti che per i giudici d'appello non si sono verificati. È più difficile accusarsi o accusare, Viciguerra? Guardi, io le dico questo. Il processo in corte d'assise è durato 4 mesi. Quella corte è corte per la quale io ho il massimo rispetto. Ho rispetto per la coerenza e l'onestà con la quale ha agito. Ha interrogato un 120 testimoni. Ha fatto decine di confronti. Ha esaminato tutti gli atti ed è arrivata delle sue conclusioni, perché chiariamo un punto, io non accuso con fatti specifici Mingarelle o Chirico, perché non ho mai avuto rapporti con loro. Sono stato interrogato nell'ottobre del 72 da Chirico per un breve periodo di tempo. Forse va detto che Mingarelle e Chirico erano due alti ufficiali dei Carabinieri. Erano due ufficiali dei Carabinieri, diciamo i maggiori implicati, quelli di proprio nel depistaggio. Gli elementi concreti in mano alla magistratura sono emersi dalle deposizioni di sottufficiale e ufficiale dei Carabinieri, dal ritrovamento di verbale alterate, dalla scomparsa di 3 bossoli di pistola, cioè da elementi oggettivi e comunque non attribuibili a delle mie accuse generiche. Laddove si legge nella sentenza d'appello che è vero, sono spariti 3 bossole, ma può capitare. È vero che i verbali sono alterati, però si può comprendere. È vero che qualche firma è falsificata, ma insomma può capitare. Lei ha sostenuto che i servizi segreti, che io mi ostino a chiamare deviati, conoscevano fin dal 72 l'identità dell'autore dell'attentato di Petiano, cioè lei. Esatto. Ecco, ma che prove ha per affermare una cosa del genere? Guardi, io ho raccolto un sacco di elementi, oltre ad alcuni elementi che potrei dire se fossi pentito e che quindi taccio. Ci fu una decisione, direi collegiale, di coprire la verità sulla matrice politica dell'attentato di Petiano. Perché si ricordi una cosa, i carabinieri di Petiano li ho uccisi io, ma lo Stato che rappresentavano li ha traditi 2 volte, li ha traditi una volta nell'ottobre del 72 e li ha traditi nell'87 a processo in corte d'assise, pur sapendo da allora qual era la verità. La storia di questo ergastolo, Viciguerra, comincia con la morte dei 3 carabinieri in quel lontano 1972. Secondo la vostra ideologia le stragi dovevano servire a sollevare il popolo, ad abbattere questo Stato. Non solo tutto questo non è accaduto, non solo il popolo non si è mosso,
Ma tutta questa vicenda finisce nella sua solitudine, in questo ergastolo, appunto. Tutto questo la induce a fare qualche riflessione o no? L'attentato di Peteano non poteva provocare alcuna reazione popolare. Escludeva il popolo, non lo coinvolgeva. Ma lei si rende conto che il popolo di fronte alla morte di quei tre carabinieri ha detto soltanto no a lei e a quanti la pensano come lei, se mi consente, e non è accaduto nulla e non c'è stata la sollevazione e lo Stato è rimasto quello che era. Ma il popolo non poteva dire di no perché non gli ho lanciato alcun messaggio. L'attentato di Peteano era un messaggio interno al mondo a quale appartenevo, non era un messaggio diretto al popolo. Il popolo non poteva dire nulla, non poteva fare nulla perché al popolo è stata negata la verità. E oggi questa opinione pubblica non può dire no a che cosa? Può soltanto prendere atto che in un attentato che è costato la vita a tre carabiniere lo Stato nega la verità e chi ha compiuto l'attentato invece la afferma. La afferma prendendosi un ergastolo, facendosi un ergastolo, non rifiutandolo, non chiedendo, perché non ha nulla da chiedere a questo Stato, ha soltanto da dare quello che gli ha sempre dato, il disprezzo che merita. Vinci Guerra, lei è qui con questi tre morti che non pesano sulla sua coscienza perché l'eccidio fu compiuto per combattere lo Stato, come lei dice. Quella guerra in realtà non c'è stata. E lei consuma qui, nella solitudine, l'illusione di averla combattuta. Ecco, che senso vuol dare, almeno, al suo futuro? Io ho un futuro che assomiglia molto al passato. Io affermo che questa guerra c'è stata. Questo eccidio, come lei lo chiama, non mi pesa sulla coscienza, perché è un atto di guerra, rimane un atto di guerra e quindi non mi può pesare sulla coscienza. E il senso che posso dare al mio futuro è quello di continuare sulla strada che ho intrapreso quando avevo 13 anni, sulla quale ho camminato fino ad oggi e sulla quale continuerò a camminare, in un ergastolo voluto, non rifiutato, non imposto dallo Stato, ma voluto, cercato e vissuto con la stessa coerenza che ho sempre mantenuto. Lei è sposata? No. Se lo fosse e avesse dei figli, è proprio certo che consegnerebbe loro questo messaggio? Se avesse dei figli. C'è qualcosa in cui crede oggi di un po' più umano? Bisognerebbe intendersi su che cosa è umano. Un tipo di guerra, una scelta come questa esclude, almeno in parte, ciò che è umano. Io per questo non ho figli, non ho moglie. E non ho affette, li ho, ma non sono non verranno mai al primo posto. Se fossero venuti non avrei fatto la scelta, non avrei percorso la strada che ho percorso. Perché di ciò che faccio io mi assumo le conseguenze. E come sono stato capace di uccidere, non ho mai avuto timore di essere ucciso o di finire in quello che voi chiamate la morte civile. E su questo ve l'ho dimostrato ampiamente. Anche questo non corrisponde esattamente all'immagine dell'umano. Quindi io sono stato indubbiamente inumano, ma lo sono anche nei miei confronti. E lo sono più nei miei confronti che nei confronti degli altri. E continuerò ad esserlo. Non fosse altro che per espiare? No. Nessuna espiazione. Ho rivendicato un gesto che per rispetto a quei morti avevo utilizzato il termine di assunzione di responsabilità e oggi mi vedo obbligato a usare il termine di rivendicazione.
proprio per porre termine a una campagna di disinformazione che mi vuole contrito, pentito, se non altro su un piano morale, in ginocchio di fronte allo Stato papà. No. Sono in piedi, rivendico l'attentato di Peteano e continuerò con altri mezzi, con i mezzi che mi sono consentiti. Dalla situazione nella quale mi trovo, quella guerra che ho iniziato 27 anni fa e che non finirà mai prima che finisca io, finirà allo stesso momento. Lei è consapevole del fatto che questa guerra continuerà a farla da solo? Non è una buona ragione per smetterla. C'è una parola che attraversa quasi tutti gli anni di piombo e tra le più sinistre, stragismo. Esso si manifesta in circostanze diverse, per scopi diversi e in anni diversi. Il dibattito di stasera si riferisce a una fase ben precisa di questo fenomeno, che va da Piazza Fontana 1969 all'omicidio del giudice Occorsio del 1976. È il periodo della massima virulenza degli attentati di matrice nera, al cui culmine c'è un terribile trittico, l'Italicus Brescia Peteano. Tutte le stragi hanno un denominatore comune. I loro autori sono tutti sconosciuti, tranne quello reo confesso di Peteano. Il Parlamento italiano l'anno scorso, dopo un primo tentativo nella legislatura precedente, ha deciso di voler sapere. Presidente della commissione che indaga sulle stragi è il senatore Gualtieri. Perché, Presidente, si è aspettato tanto? Il Parlamento ha deciso un anno fa, col consenso di tutti i gruppi, di cercare di dare una risposta a questo problema. 20 anni della nostra storia non possono rimanere con questo incubo di 9 stragi non chiarite. 9 stragi che non solo hanno procurato un numero altissimo di morti, ma hanno... tengono aperto una ferita infetta in tutto il corpo del paese. Finché non si risolvono i misteri delle stragi, la democrazia non è tranquilla e sicura nel nostro paese. Presidente, non le chiedo una dichiarazione di ottimismo, le chiedo al contrario di dirmi, se crede, realisticamente che cosa ci si può aspettare dai vostri lavori a 8 anni dall'ultima strage e a 20 dalla prima. Ma noi non... Da noi non ci si può aspettare che noi troviamo i responsabili, gli esecutori delle stragi. Da noi ci si deve aspettare la lettura politica delle stragi. Ci si deve aspettare una lettura comprensibile, una lettura che tranquillizzi il Paese. Si prenda coscienza, cioè, del fatto che queste stragi hanno oggi una possibilità di lettura. Io non sono un sostenitore della tesi del regista unico di queste stragi. Ritengo che ci possono essere alcuni grossi filoni, per esempio che le ultime due possono essere lette in un certo contesto, che certamente quelle che stiamo esaminando questa sera, che dovremo esaminare questa sera, Brescia e l'Italicus, rientrano forse in un unico contesto. Ma complessivamente però la lettura politica, la lettura... che si deve dare di queste stragi è che è possibile arrivare a questa lettura che tranquillizzi il Paese, cioè che si è finalmente capito che cosa... Lei parla di una lettura politica che di per sé dovrebbe tranquillizzare il Paese, ma una verità senza nomi e cognomi non è una verità dimezzata. Ma non è che sarà una verità senza nomi e cognomi. Noi, per esempio, vediamo che in tutte le 9 stragi c'è stato un sistematico tentativo di bloccare le indagini, di portarle lontano, di bloccare la polizia, di bloccare certe indagini. Questo è una costante nelle 9 stragi. Se riusciamo a dare una risposta del perché, per esempio, corpi istituzionali dello Stato sistematicamente hanno bloccato o tentato di bloccare le inchieste, questo sarà già un elemento di ordine nel quadro che ancora non è composto.
Ecco, a voi tutti può essere sfuggito, non a me che ho davanti un monitor, che mi dà tutte le immagini che di volta in volta la regia sceglie. Mentre lei parlava di meccanismi, istituzioni, persone forse, che hanno contribuito a depistare e in qualche modo a nascondere, a occultare alcune verità, la regia mandava in onda, con una scelta che non è stata richiesta da nessuno, ma spontaneamente, l'immagine del generale Viviani. Lei si sente in qualche modo coinvolto nel discorso che ha appena fatto il presidente Gualtieri? Personalmente non mi sento coinvolto, mi sento coinvolto indirettamente quale ufficiale dei servizi che per tanti anni ha diretto il controspionaggio, e reagisco alla solita affermazione generica: le istituzioni che hanno ostacolato. Chi ha ostacolato? Questo mi dà lo spunto per reagire sulla solita affermazione: le deviazioni dei servizi o i servizi deviati. Questa affermazione rivela la non conoscenza dei servizi, cosa che è generalizzata. Un servizio, per la sua complessità, per la sua organizzazione, per la sua struttura, per il controllo che c'è, per il sospetto doveroso che c'è dall'inferiore al superiore, dal superiore all'inferiore, dal collega al collega, non può deviare, e neanche una branca di un servizio può deviare. È assolutamente impossibile. Avete deviato tutto insieme? No, non può deviare tutto insieme, non può deviare una branca. Questa affermazione è, per me è una certezza assoluta. Come però è una certezza, e concludo, che esistono, possono esistere, esistono nei servizi i traditori, cioè persone che per interesse economico personale o per interesse di carriera o per interesse di ideali propri tradiscono e non eseguono i compiti istituzionali e fanno appunto la deviazione, ma il singolo, non il servizio, non la branca di un servizio. Ecco, questa... Io non desidero entrare in polemica con il generale Viviani, che oltretutto mi sembra che sia oggetto dell'attenzione della mia commissione. Il problema è un altro. Il problema è che in tutte le fasi giudiziarie, se le passiamo come stiamo facendo al calcolatore, vediamo che non ce n'è una in cui corpi, non dico nella loro globalità, ma che non ci sia nel mezzo sempre qualcuno o dei servizi o di altre forze o di settori che in qualche modo hanno rallentato, portato fuori le indagini. Questo è un problema che dobbiamo esaminare, perché qui sta la chiave per capire quello che è successo in questi 20 anni. Onorevole Tortorella, lei è ministro degli interni del governo ombra comunista, qui ci muoviamo in ben altre ombre. Vogliamo dar loro corpo? Vuole rispondere per esempio al generale? Quello che dice Gualtieri è risultato chiarissimo. E cioè che ci sono stati pezzi dei servizi segreti, capi dei servizi segreti, i quali hanno lavorato per depistare le indagini, per portare fuori le indagini dai risultati che dovevano ottenere e così via. Quindi comprendo bene la difesa che fa il generale Viviani per la sua, immagino, lealtà nei confronti dei servizi, però i fatti sono i fatti. Noi abbiamo avuto dei singoli capi iscritti alla P2, i quali singoli, ma non i pezzi dei servizi, no, non il le pezzo branche che rispondeva all'ovo, in qualche caso era il capo supremo del servizio, come il generale Santovito e così via. Quindi è molto parziale, ecco, quello di cercare di scagionare. Si capisce che non tutti gli agenti, non tutti, qualcuno anzi ha cooperato con la giustizia, ha messo in guardia, eccetera. Però la verità è che c'è stato un periodo storico del nostro paese in cui i capi del servizio avevano una doppia fedeltà. Una fedeltà che avrebbe dovuto essere quella costituzionale, e l'altra fedeltà a un'organizzazione segreta che si chiamava P2. Questa è la verità ormai accertata anche giudizialmente. Quindi io credo che ciò che dice il presidente Gualtieri è verissimo, cioè una costante preoccupante, che dimostra il fatto che questo che si è chiamato stragismo non aveva avuto una mente unica, ma comunque è rientrato in un piano di destabilizzazione della democrazia. Onorevole Casini, lei è vicepresidente della Commissione parlamentare e membro di un partito di governo, anzi del partito di maggioranza relativa. Evidentemente vi sono state deviazioni, vi sono stati parti degli apparati dello Stato che hanno avuto la tendenza al deviazionismo, vi sono state da parte del potere politico
e io credo che questo lo abbiamo anche constatato, delle disattenzioni. E io su queste disattenzioni vorrei che noi andassimo un po' a fondo questa sera. Pensiamo al momento politico in cui lo stragismo si è manifestato con più forza. Un momento politico caratterizzato da un'attenzione predominante delle autorità pubbliche, delle istituzioni davanti a un terrorismo giornaliero di massa che era il terrorismo rosso. E non vi è dubbio che vi è stato un certo strabismo di attenzione. Ma questo è un ragionamento che io credo possa portarci a conclusioni unitarie. Se il Parlamento avesse visto con tanta chiarezza qual era il problema dello stragismo, credo che non avrebbe affidato a una commissione parlamentare di indagare sulle cause che hanno impedito l'individuazione dei responsabili della strage. È proprio questo il compito che noi abbiamo, senza anticipare conclusioni a cui non siamo giunti. Onorevole Onorato. Ma io non sono d'accordo con l'impostazione che ha dato Casini al problema. Perché se la giustizia è muta, la politica davanti alle stragi deve restare ugualmente muta? Io credo di no. Abbiamo istituito la commissione per rimanere muta. Ma la giustizia, sin adesso, in tema di stragi non ha detto nulla, non ha avanzato nessuna ipotesi ricostruttiva. L'esigenza politica che è al fondo della commissione sulle stragi è proprio quella di tentare una risposta per vie che sono diverse da quelle della giurisdizione, che usano strumenti critici, logici, storici, probatori diversi da quelli. Allora, il problema, a mio avviso, è questo, perché il popolo deve sapere, l'opinione pubblica deve sapere. Le stragi iniziano nel 69, quando ancora il terrorismo rosso non si era dispiegato. Io vorrei richiamare, dottor Zavoli, la nostra attenzione su questo punto. Quando si verifica, soprattutto col 68-69, uno spostamento in senso progressivo, direi quasi rivoluzionario, dell'asse della società civile, c'è un tentativo occulto, stragistico, che usa tutti gli strumenti, per condizionare in modo invisibile e criminale l'asse del sistema politico. Se il sistema sociale si sposta a sinistra, si vuole condizionare in modo invisibile e criminale lo spostamento a destra del sistema politico. La strategia della tensione, lo stragismo è questo. Questa certo è un'ipotesi politica, che però già gli accertamenti che richiamava Tortorella in sede giudiziaria confermano, perché questo terrorismo di destra è, per così dire, non un terrorismo contro lo Stato, ma a favore dell'irrigidimento autoritario dello Stato, ed è ovvio ed è naturale che quindi coinvolga, se non come ispiratori, almeno come copertori e favoreggiatori, dei pezzi importanti dello Stato. Senatore Onorato, lei in qualche modo ci invita a collocare il fenomeno dentro il suo scenario storico. Il professor Ferraresi è consulente esperto della commissione che indaga sulle stragi. Ecco, professor Ferraresi, qual è il quadro storico in cui si colloca lo stragismo? Io credo che le stragi di cui dobbiamo occuparci questa sera costituiscano la fase più virulenta nel tentativo golpista, cioè siano un'utilizzazione atroce in chiave politica del massacro. E siano da collocare in un momento, in un periodo abbastanza lungo, di straordinaria tensione e conflittualità nel nostro paese, in cui ci sono alcuni dei fenomeni che accennava il senatore Onorato, cioè il colpo di coda successivo all'autunno caldo, è il periodo della crisi economica molto forte collegata con la crisi petrolifera e la crisi del primo centro-sinistra. Ci sono dei problemi internazionali che riguardano i servizi probabilmente, ma che sono oscurissimi, non ne sappiamo molto. E poi ci sono dei fenomeni più specifici che riguardano in particolare la destra. Cioè, per la prima volta nel dopoguerra, intorno al 73-74, la magistratura e le forze governative colpiscono, loro dicono perseguitano, comunque
reprimono certi fenomeni di destra. Mi riferisco al processo contro Ordine Nuovo, contro Avanguardia Nazionale, che portano allo scioglimento e che porteranno allo scioglimento di entrambe le organizzazioni, che sono già nel 73 previsti da queste organizzazioni, che infatti entreranno rapidamente in clandestinità organizzando quella che si chiama Ordine Nero, un gruppo che rimane misterioso. Cioè che è rimasto molto a lungo una sigla pressoché sconosciuta. È in questo clima, a mio parere, che vanno analizzate le vicende del 73-74, soprattutto del 74. Perché se l'obiettivo è quello golpista, l'uso della strage bisogna, diciamo, nella concezione di coloro che l'hanno messo in atto, aveva sostanzialmente questo obiettivo, di provocare una spaventosa esasperazione, non semplicemente una richiesta di ordine, stiamo attenti, non semplicemente una creazione diffusa di tafferugli, di disordini nella società tale per cui si potesse fare un richiamo a un ordine più robusto, ma con l'atrocità del fatto strage si voleva ottenere questo risultato, scatenare una reazione così violenta da parte della classe operaia, soprattutto il modello era Genova 1960, che a sua volta innescasse una reazione da parte diciamo militare. Si è fatto cenno molto esplicito a una matrice di destra dello stragismo e si è in qualche modo evocato il ruolo della classe operaia, soprattutto quando si è ricordata la grande manifestazione di Genova, l'ha fatto il professor Ferraresi, senza dirci che quella manifestazione traeva origine dal fatto che il Movimento Sociale Italiano, su consenso del governo allora diretto da Tambroni, aveva ottenuto di poter tenere il suo congresso in una città dalle tradizioni resistenziali ben conosciute. Vorrei sentire quindi a questo proposito due persone, Rosario Minna, giudice istruttore a Firenze, per sapere perché a suo avviso lo stragismo ha una matrice quasi sempre, se non sempre, di destra. E da Ottaviano Del Turco, qual è il ruolo che ha giocato sull'altro fronte la classe operaia, appunto. Prego, giudice. Il primo atto di terrorismo in Italia è la strage di Piazza Fontana, perché prima di Piazza Fontana c'è una serie infinita di attentati dinamitardi a monumenti, a sedi di partiti, eccetera. Piazza Fontana è il primo atto di terrorismo perché vittime sono persone innocenti, nel senso che non c'entrava niente con la politica. Le indagini iniziano all'inizio soprattutto verso sinistra. Viene in una certa misura toccato Feltrinelli, viene seguita in maniera robusta la pista degli anarchici. A un certo punto prende quota la pista Freda, le attenzioni si concentrano su Freda per la ragione più elementare di questo mondo, perché l'accusa a Freda è di possedere i timer e la borsa con cui è stata fatta la strage. I timer sono serviti per quell'esplosione, la borsa è servita per trasportare l'esplosivo in quella banca. Quindi questo spostamento, qualcuno dice spostamento verso destra, si basa su un elemento di fatto senza del quale nessun processo, a mio parere, può reggere. Questi elementi di fatto ritornano poi in ogni singola strage. Se il processo è stato seguito con un certo criterio, ma mi sembra una delle cose più elementari, qui bisogna trovare chi c'ha l'esplosivo, perché sennò che processo è? L'accusa non può essere, ma lei ha detto, ha fatto, sì, va bene, lei può dire quello che le pare e piace. In tutti i processi, molto spesso, io direi quasi sempre, le accuse sono tu avevi l'esplosivo per questa e questa ragione. E ce l'avevi il giorno prima di fare la strage. Ecco, quello che lei dice, visto dall'osservatorio della classe operaia, Del Turco. Ma io credo che il presidente Gualtieri e i membri della commissione abbiano un grande lavoro da svolgere, però due cose se le possono risparmiare. La prima, scoprire contro chi erano messe le bombe, lo stragismo contro chi era. Era contro la gente che stava in piazza quel giorno a Brescia.
I morti di Piazza della Loggia sono delegati sindacali, sono operai, sono maestri elementari che stanno lì a manifestare quel giorno con Franco Castrezzati e gli altri dirigenti sindacali. E la storia delle stragi è la lunga storia di un tentativo straordinario di impedire che anche in questo paese ci fosse una classe operaia, un movimento sindacale capace di realizzare risultati, conquiste che avevano caratterizzato lo sviluppo civile del mondo del lavoro di tutti i paesi industrializzati. Allora, questo è il primo lavoro che vi potete risparmiare, contro chi erano fatte le stragi, quelle che portavano la firma nera e quelle che portavano la firma cosiddetta rossa. Il secondo lavoro che vi potete risparmiare è il seguente. Beh, forse gli organi inquirenti non sono stati capaci di trovare gli autori materiali, ma tutti sanno chi ha sconfitto in questo paese lo stragismo. Lo stragismo in questo paese è stato sconfitto dalla gente che dopo essere stata in Piazza della Loggia è tornata in Piazza della Loggia. Dalla gente che è stata aggredita nelle fabbriche, tentarono di bruciare le fabbriche i terroristi. Io ho visto picchetti di operai di notte a Milano presidiare le fabbriche per impedire che ci fossero ancora gli attentati. Allora, questo è il secondo lavoro che vi potete risparmiare, scoprire chi ha fatto il lavoro più grande in questo paese per impedire che lo stragismo vincesse. Così vi potete concentrare sull'argomento essenziale, cioè la ricerca, come dire, degli autori veri, perché ha ragione Zavoli, una verità senza nomi è una mezza verità. E debbo supporre che l'onorevole La Russa, membro della segreteria nazionale del Movimento Sociale Italiano, abbia su questa materia qualcosa da eccepire. Io ho notato, se posso permettermi, in questa prima tornata, un compiacersi di temi più volte esaminati e più volte rimasti senza significato. Mi è sembrato che ciascuno tentasse di affermare delle verità già stabilite, delle verità certe, prima che si possa discutere, come invece credo che questa trasmissione voglia, di quegli anni che, come dice il titolo della trasmissione, sono gli anni di una notte molto scura e sicuramente ancora non chiara. Nera. Decisamente nera, ma non è un colore politico in questo caso, è un colore di mancanza di luce che evidentemente questo sistema non ha saputo dare. Ma molti di questi terroristi di destra hanno confessato. Io non ho i confessi. Per carità, io so soltanto se lei vuole. Nico Azzi l'hanno preso con le bombe in mano sul treno Genova. Incapacità di lasciare esprimere un'opinione magari diversa dalla vostra. Abbiamo senz'altro le opinioni, ma i fatti sono fatti. Certo. Il primo fatto, onorevole Tortorella, è che lei, citando il presidente della Commissione Gualtieri, dice una cosa esattamente opposta a quello che Gualtieri ha detto nella sua famosa dichiarazione ai componenti della Commissione. Lei ha detto che le stragi furono un momento di destabilizzazione del sistema democratico italiano. Gualtieri dice, ed è qui, lo può confermare o meno, che fu un problema esattamente opposto, che vi fu chi ebbe interesse a stabilizzare questo sistema. E allora non può citare Gualtieri come verità vera dicendo esattamente l'opposto, ed è quello che noi crediamo. Noi abbiamo notato con piacere, al di là di quello che le stragi hanno rafforzato la democrazia, credo di aver capito bene. Può darsi che lei abbia capito bene, può darsi che lei abbia capito male. Di destabilizzare la democrazia italiana. Può darsi che lei abbia capito male. Mettiamolo come ipotesi difficile, ma pur sempre possibile. Quello che è certo è che negli ultimi tempi si sono manifestati due teoremi. Quello di Sica, soprattutto per le stragi degli ultimi 10 anni, in cui sicuramente, ed è stato accettato da tutto per le ultime stragi, in cui sicuramente non mi può essere neanche lontanamente, neanche come suggestione, un riferimento a un progetto politico che abbia a che fare con la destra. E poi l'altro periodo, quello di cui ci occupiamo questa sera, quello che nel teorema Gualtieri appare certo, è che in quel momento i corpi separati dello Stato non fossero poi così tanto separati, ma che vi fosse, e Gualtieri che lo dice, una precisa strategia a stabilizzare il sistema, a rendere impossibile che suggestioni di altro genere, lecite e democratiche, potessero mutare il corso del mantenimento del potere. Io credo che questa è la prima cosa che si può dire, anche se forse, se ne ho il tempo, non lo so, potrei aggiungere che l'anno dopo, al 1974, se vogliamo usare il cui prodest tante volte utilizzato, ci sono le elezioni del 75 e guarda caso è il più grosso successo che ha sia la Democrazia Cristiana ma soprattutto il Partito Comunista, quindi sia come cui prodest.
sia come divorzio, c'è stato il referendum, c'è stato tutto divorzio. Quello che vuole, ci sono state anche le stragi che hanno sicuramente consentito a chi governava di far dire alla gente: beh, saranno ladri, ma almeno non sono terroristi. Sì, ma se qua ognuno... senatore, no, ma io sento di dover dire una cosa. Io vorrei essere citato in questi casi veramente alla lettera. Io ho sempre sostenuto, in una, neanche in una relazione ufficiale, ma in un dibattito che noi abbiamo avuto iniziale, io ho sempre sostenuto che con le stragi si è cercato di cambiare le regole della democrazia, si è cercato di impedire che quelle che erano le regole fissate dalla Costituzione, dalle leggi, eccetera, avessero il loro corso naturale. Le stragi sono comunque destabilizzazione, sono cambiamento delle regole fondamentali della democrazia. Certo. Queste sono le stragi. Certo, ma questo è pacifico. E su questo non credo di dover cambiare alcunché. Io devo, se mi permette Zavoli, io voglio solo dire anche al giudice, io sono uno dei... Mi sono sempre grato alla magistratura, perché senza la magistratura non avremmo superato certi momenti difficili del Paese. Però quello che tentiamo noi è quella lettura unitaria che la magistratura, bloccata processo per processo, presa processo per processo, non può fare in modo unitario, mettendo insieme gli... Cosa possiamo fare inizialmente? Trovare quelli che sono gli elementi comuni in ogni stadio, se ci sono. Ora, se noi passiamo calcolatore, per esempio, quanti dei servizi o di istituzioni sono entrati nelle stragi, li troviamo con nomi diversi, con titoli diversi. Ma che si trovino nelle loro istituzioni? Cosa devono fare i servizi? Li troviamo. Se non si interessano, finché, ma i servizi? No, ma li troviamo mica ma per si interesse. Devono trovare dappertutto. Ma se lei va alla stazione stasera e fa un rastrellamento, trova i poliziotti in borghese che fanno gli spacciatori. Questa è un'altra cosa. Perché devono indagare nel mondo degli spacciatori. Questa è un'altra cosa. Professor Ferraresi, perdoni lo schematismo della domanda, ma la strategia dello stragismo tendeva più alla divisione o alla sollevazione? Dividere chi e sollevare chi sono la stessa cosa, cioè destabilizzare per stabilizzare, cioè questo non è un neologismo italiano, diversamente da stragismo e da tanti altri, è un neologismo americano che nasce dal fatto che alcuni servizi americani intendevano creare crisi di destabilizzazione in certe repubbliche bananiere per stabilizzare a modo loro. Quindi destabilizzare, scusami, perdono, destabilizzare può portare a stabilizzare, sì, così come può portare a destabilizzare. Scusi, dottor Zavoli, io credo una cosa. La magistratura ha accertato quello che ha potuto accertare usando i metodi induttivi del processo penale, che molto spesso sono stati metodi privi di armi a loro disposizione. Soprattutto perché? Non tanto perché i giudici del dibattimento fossero in qualche modo incapaci, ma perché le istruttorie e le indagini erano state depistate, paralizzate, deviate, eccetera. Ora voi, Commissione Politica, Gualtieri, avete degli altri strumenti, non avete gli stessi strumenti, avete degli strumenti della ricostruzione politica, della ricostruzione dei dati. Ha detto giustamente Gualtieri, noi dobbiamo ricostruire il quadro unitario, se c'era, non a prioristicamente, però ci sono molte, come dire, indizi storici, politici, che questa tesi è una tesi plausibile. Voi dovete cercare quelli, e ce ne sono moltissimi. Dottor Improta. Oggi questore di Roma, per lunghi anni dirigente della Digos della Capitale. È l'uomo che ha liberato Dozier e catturato il leader nero Concutelli. Che cosa c'era, dottor Improta, a monte di queste difficoltà? Ma io ho ascoltato in silenzio tutto quanto ho sentito e per la verità, al di là delle valutazioni politiche che non mi permetto perché non sono un politico, non faccio politica, sono l'uomo della strada. Nel settore ho sentito alcune cose che... viste dal di dentro, dal mio mondo, non sono così. Per esempio? Per esempio il dottor Mina parla delle indagini iniziate per la strage di Piazza Fontana, tutte a sinistra, Feltrinelli non c'entra proprio. Noi iniziamo le indagini, le ho vissute in prima persona, su un gruppo pseudo-anarchico chiamato 22 marzo, dove l'elemento di spicco era un elemento di estrema destra. Quindi non è affatto, questa è una verità che emerge da tutti i fascicoli che la polizia giudiziaria ha fatto
sulla strage di Piazza Fontana. Io poi dico un'altra cosa, noi troviamo tanto, non voglio difendere nessuno, per carità, lungi da me. Sono emesse delle responsabilità di soggetti, di settori, di apparati, ma sono emesse anche delle responsabilità precise di determinate persone, che nessuno ne parla. Io mi permetto di dare un suggerimento al Presidente Quartieri, ma leggiamoli bene questi atti processuali, leggiamo tutti i fascicoli. Tutto quanto la polizia giudiziaria ha fatto, io mi prendo, faccio mio, quello della polizia, delle forze dell'ordine, dell'arma dei carabinieri, le logge che il Presidente ha fatto alla magistratura, perché noi abbiamo lavorato sempre in strettissimo contatto con la magistratura. Abbiamo veramente con il dottor Minna, con il dottor Vigna, il dottor D'Ambrosio, il professor Elcani. Credi tutti... che io non mi sento di fare elogi alla polizia e ai carabinieri? No, tutta, quindi a un certo punto, Presidente, prendiamoli questi fascicoli, leggiamoli bene. Lo stiamo facendo. Che c'è tanta verità, ma tanta verità che riguarda un po' tutti. E leggiamo noi. Anche se poi nel processo penale il magistrato, la corte non può, e io lo capisco, non può condannare perché è le difficoltà di questo, caro Zavoli, che noi parliamo di un reato di strage, c'è l'ergastolo. Un reato che chi l'ha commesso è odiato da tutto il mondo, non dall'italiano o dal gruppo dei familiari delle vittime. La difficoltà investigativa sta nel fatto dell'acquisire la prova certa, la prova dubbia, la prova incerta che ha portato alle insufficienze di prove, e quella l'abbiamo raccolta in tutti. Poi le stragi nessuno le ha mai rivendicate. Ma non le rivendicherà mai nessuno, perché è un metodo di lotta destabilizzante, odioso, ma non è soltanto del 74-68. Ma perché non ricordiamo la macchina dell'anno scorso alla questura di Milano, dove tutto il mio impegno non ha portato a scoprire niente? Però nei fascicoli... Leggeteli, invitatemi che vi aiuto a leggere, c'è tanta verità. Dottor Improta, sono molto incuriosito da questo suo esortare il Presidente Gualtieri a leggere questi benedetti fascicoli. Ecco, lei ci potrebbe anticipare in concreto qualcosa, qualche vantaggio che potremmo trarre dalla lettura di questi atti? Ma ci sono sentenze di primo grado che sono chiarissime, esemplare, che vengono annullate in secondo grado. Ma... io non so perché devo chiedere a quella di secondo grado e non chiedere dottori, a quella di primo grado. Dottori, partiamo sempre da, addirittura dagli atti, curiosità, partiamo dagli atti istruttori, anche da quello che viene primo. Di primo grado. E a quella di primo grado, anche se sono solo i giudici togati, sono tre, c'è tutta una corte, c'è tutta una sede. E poi la verità è sempre quella, io dico sempre, quando c'è un omicidio, un fatto grave, lo devo scoprire in 24-48 ore, se no non lo scopro più. È la verità calda, quella che offre la polizia giudiziaria. E col tempo poi ognuno acquista coscienza e si convince quasi quasi che è innocente e recita benissimo la parte. Allora a un certo punto, se io devo credere alla sentenza di secondo grado, io che faccio il poliziotto credo alla sentenza di primo grado. Non ci posso fare niente. Dottor Improta, oltre ai membri della commissione, ci sono almeno 10... valenti, infatti, consulenti, dire, che stanno dalla mattina alla sera leggendo queste carte, ma le vanno lette però in quello spirito di ricerca delle connessioni unitarie che separatamente finora non erano state lette. Uno dei 10 è il professor Ferraresi. Sì, io non, mi dispiace dover fare la difesa d'ufficio, non d'ufficio, ma della commissione. Posso assicurarle che stiamo leggendo non solo le sentenze di primo grado, ma anche gli atti istruttori e gli atti precedenti agli atti istruttori, perché stiamo cercando di fare questa banca dati. Ponendo che, tutto dentro, finalmente una banca. Ecco, io vorrei aggiungere solo una cosa, così per. Ma anche quelle della Cassazione, volevo dire una cosa. Per fare un commento pratico per i telespettatori. Di fronte all'omicidio Occorsio, di una chiarezza e di una precisione, grazie all'istruttoria condotta dalla magistratura di Firenze, e quindi qua abbiamo... Io in corte d'assise mi sono sentito contestare che non era quella la verità, e meno male che la corte d'assise ci ha creduto, c'era la confessione, ci poteva anche non chiedere. Sono quelle verità che vengono ogni volta viste in due ottiche diverse, vengono lette in due chiavi diverse, per cui... Le sentenze di appello poi sono diverse da quelle di primo grado. Certo. Io non sono un tecnico del diritto, ma ho fortemente la sensazione che il sistema giuridico italiano, soprattutto il sistema penale italiano, nella prima e soprattutto nella prima fase in cui si sono manifestati questi crimini, fosse fortemente inadeguato o diciamo impreparato ad affrontare questi fenomeni. Primo.
dal punto di vista, diciamo, della preparazione psicologica in un certo senso, e poi la che l'ordinamento della cultura, in quanto della cultura investigativa da un lato, e dall'altro che l'ordinamento in quanto tale della procedura penale abbia delle componenti di un bizantinismo, che offrono una tale quantità di scappatoie e di possibilità di complicare il processo. Pensiamo alle vicende di rimessione, per esempio, pensiamo a tutti i giochi di spostamento dei processi da una sede all'altra, basate per esempio sul fatto che si imputava un reato più grave di quello che era per spostarlo in altra sede, eccetera. No? Giudice, cioè, Minna, il professor Ferraresi, seppure in modo molto indiretto e molto generico, l'ha chiamata in causa. Sì. Ecco, molto delle mancate verità delle stragi è dovuto alle difficoltà oggettive incontrate nelle indagini, è un dato messo in rilievo da tutti i giudici. Può confermarcelo e con quali esempi? Tre. Ci sono tre muri. Primo muro, come il processo per la strage comincia a salire di tono, arriva il segreto di Stato. Quando si va in alto, Piazza Fontana, il segreto arriva quando il punto è di stabilire, visto che Freda è accusato di aver avuto il possesso della borsa e di aver avuto il timer, qual era l'ambiente politico, da dove nasce. C'era un personaggio che veniva da Roma e andava a Padova, il signor P, non si sa chi è. Quando si cerca di salire, scatta il primo. E scatta anche di peggio, perché una delle persone imputate, un bidello, per carità rispettabilissimo, che quindi non appartiene a famiglie, può esercitare pressioni o cosa o altro, viene, invece di essere arrestato, viene a Roma, sta una settimana in un appartamento di un servizio segreto, il quale servizio segreto, invece ancora di arrestarlo, lo porta a Madrid, dove viene consegnato a delle chiaie. Sempre il primo muro. Secondo muro è il più brutto. Qualche anno fa, all'improvviso, di sua iniziativa, non solo nessuno gliel'aveva chiesto, ma nessuno gli poteva chiedere di rispondere, anche se c'erano stati dei vecchi precedenti, Luciano Liggio dice: Golpe Borghese, sono stato avvicinato. Ma prima di lui l'aveva detto Buscetta, dopo di lui lo dice un signore che si chiama Calderone, è l'ultimo a raccontare questa storia. Calderone aggiunge tanti particolari di colore, le macchine, chi è venuto, chi non è venuto, chi ha offerto il caffè, pare che abbiano messo la guida rossa per certe persone. Aggiunge una storia, che il fratello di questo Calderone che parla oggi, fratello Calderone ucciso anni fa, capomafia, eccetera, eccetera, qualunque cosa sia, questo signore era processato a Catanzaro, processo dei 113, siamo nel 72-73, il fratello Calderone oggi vivo va a trovare il fratello Calderone ieri morto, ieri detenuto a Catanzaro. In una pausa del processo arrivano poliziotti in generale, i quali, è chiaro, vogliono sapere se questo Calderone era andato a Roma a trovare Borghese. A trovare? Borghese. Io vorrei sapere, queste indagini che quindi sono state fatte sui rapporti fra mafia e terrorismo, sono finite? Oppure dove sono finite? Il terzo muro. È il terzo, è il livello basso. I ragazzi, perché in questi processi per strage o per eversione di destra, la stragrande maggioranza sono ragazzi. 20, 21, 22, 24, 25 anni, all'epoca dei fatti. E non è neanche casuale, perché uno dei sistemi è quello di far mettere il petardo o la bomba al ragazzo minore dei 18 anni, perché se la polizia lo prende, un paio di schiaffoni, ma la storia si sfarina, e soprattutto ufficialmente chi è stato? È stato un ragazzino un po' scemo, un po' matto, un po' sonato, eccetera. I ragazzi sempre hanno detto: è venuto il capitano, è venuto quello del servizio segreto. L'hanno detto con un tono, con una forma, per cui sembra un poco una vanteria, una sbruffonata. Generale Viviani. Io devo solo precisare questo. I servizi hanno portato il bidello da qui a là. Ma insomma, chi l'ha portato questo bidello? Una persona.
questa persona perché l'ha portato? Qualcuno gliel'avrà ordinato o l'ha fatto di iniziativa? Beh, ma quindi qui c'è tutto il processo. Individualmente devono essere accertate queste responsabilità. Ma perché generale, io mi sento, ma qui c'è tutto il processo di Piazza Fontana. Migliaia di agenti che fanno il loro dovere e fare l'agente segreto è un mestieraccio. E questi migliaia di agenti si sentono ogni giorno dire i servizi deviati, le deviazioni di servizi, i servizi hanno fatto qui, i servizi hanno fatto là. Basta, diciamo i nomi. Scusi, generale, ma è lei che in questo modo fa confusione. No, io non faccio perché nessuna confusione. Quando si dice servizi deviati... Io ho le idee chiarissime in no, materia. Non ha fatto le idee chiare oppure le confonde. Perché quando si dice servizi deviati, si intendono quelle precise persone che comandavano... E diciamo le persone, non diciamo i servizi. E Santovito l'abbiamo detto mille volte. Lei difende i servizi, poi io prego solo... Che la fare i nomi dei responsabili e non accusare genericamente i servizi. A mio parere, ecco, noi dobbiamo fare chiarezza su quali sono state le deviazioni, se queste sono state casuali o sistematiche, se vi è un disegno comune a cui ha fatto riferimento il presidente Gualtieri o se i disegni sono staccati. Non facciamo troppe dietrologie sulla finalità. Io concordo con quanto ha detto Del Turco, noi ci disperdiamo su questo, col risultato che in realtà ognuno si costruisce le sue dietrologie, perché ognuno, certo, a secondo della tesi politica che vuole dimostrare, costruisce la dietrologia individuale o di parte. E io direi che anche questa sera questo tipo di dietrologia è un po' emersa. Non vi è dubbio che c'è stata una concatenazione di avvenimenti su cui noi oggi abbiamo il dovere di fare luce. Responsabilità giudiziarie, responsabilità politiche, responsabilità degli apparati dello Stato. Cerchiamo di non fare un purpurì generico e generalizzato, perché alla fine questo è il più grande alleato delle nebbie che continueranno ad essere profonde e increspare questo. Io vorrei fare il Turco. Stiamo parlando di una cosa capitata 15 anni fa, ma è proprio necessario che cerchiamo ancora a 15 anni di distanza di usarle pensando che possa produrre qualche voto. I voti che doveva produrre li ha già prodotti, i guasti che ha prodotto dal punto di vista politico li ha già prodotti tutti. L'indebolimento del sindacato, quello c'è già stato. Sarebbe stupido se io tentassi di usare questa vicenda, la discussione di questa sera, per cercare di produrre una cosa che sia già consumata negli anni dopo il 74, nel 75, nel 76, nell'80 la Fiat, nell'indebolimento che c'è stato nel sindacato negli ultimi 10 anni. Io vi prego di dare retta al dottor Improta, non vi faccia mica un richiamo burocratico, lo so che voi dovete leggere gli atti, li leggerete, ma il richiamo del dottor Improta è un richiamo che ha, secondo me, un valore straordinario, seguendolo probabilmente arriverete molto vicino alla verità e se ci arriverete molto vicino arriverete anche a fare qualche nome importante per questa vicenda. Ci arriveranno, generale Viviani? Prima di rispondere vorrei fare una piccola osservazione che è anche un ammaestramento. Se noi fino ad oggi non siamo riusciti a sapere niente su tutta questa faccenda dello stragismo è perché in Italia c'è il caos delle indagini. La Guardia di Finanza fa le indagini per conto suo, la Polizia per conto suo, i Carabinieri per conto suo. Di servizi segreti ne abbiamo otto, ognuno fa le indagini per conto suo. Non arriveremo mai. È un modo come un altro per difendersi. Come il famoso dire, manca il coordinamento. La gente non sa neanche che cos'è il coordinamento. Qua non manca niente. Ma ci sono, con questi ci sono due verità, no, che ha detto il giudice. Non ci sono risultati, qualcosa manca. Lei ha parlato in un momento. Sì, risultati. Ci sono due verità essere, che ha detto il giudice. Un c'è una terza un verità, nervoso, no, che se mi consentite la vorrei dire perché sento di dirlo, me ne assumo la responsabilità. La verità è che il mondo criminale, perché bisogna fare come gli americani, definirli criminali, io non faccio il politico. Il mondo criminale delle stragi è un mondo che ha appoggi economici spaventosi, certo, in tutto il mondo. Questa è la vera difficoltà, sì, 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 per sì, scoprire gli autori del reato. Questa, sì, è la vera, sì, verità. Bisogna girare il mondo, bisogna andare a prendere dappertutto, chiunque lo può fare. E allora è una cosa molto molto difficile. Però con un po' di metodo, con un po' di buona volontà e con un po' di trasparenza in tutti i settori, con molta realtà, noi ci auguriamo, come diceva l'amico Del Turco, di arrivare a dare una verità, quantomeno una lettura in chiave politica seria per dare dei suggerimenti validi a chi deve nel futuro governarci. Ma appunto il dottor Improta ha detto che non fa politica, nel senso che è un funzionario pubblico e quindi è tenuto per Costituzione all'imparzialità, ma egli stesso conclude che bisogna ricavarne un succo di questa questione, perché questi criminali, perché certo che sono criminali,
non è che hanno svolto la loro azione criminale senza finalità politica alcuna. Dovremmo essere dei matti per, diciamo, pensare una cosa di questo genere, che della gente si compie delle efferatezze così mostruose per il puro gusto di uccidere, insomma, come dei mostri, ma non è così. E in effetti dobbiamo badare bene ai risultati che hanno ottenuto. Non è che il terrorismo delle stragi, così come il terrorismo rosso, non ha avuto dei risultati. Il risultato è stato quello della perdita di 10 anni, naturalmente, nella lotta contro di loro, e quindi anche in un arresto che è stato, ha detto Del Turco, in un arresto che è stato per il sindacato, per le forze politiche democratiche nel loro insieme, per il processo di rinnovamento dello Stato che era in corso e che si è fermato. Qui non si tratta da parte di nessuno di cercare di trarre utili di voto, che questo è del tutto giusto quello che è stato detto, ma se ragioniamo obiettivamente e serenamente, veniamo con grande chiarezza che la democrazia italiana è stata forte, ha saputo resistere a un attacco che non c'è stato in nessuna altra democrazia occidentale, un attacco durissimo che c'è stato, rosso e nero. Ma il punto fondamentale è che, però, pur essendo stata forte, avendo resistito, sfortunatamente questa resistenza è costata un blocco considerevole, sia per quanto riguarda il rafforzamento del movimento dei lavoratori, sia anche per quanto riguarda il progresso nella riforma del sistema democratico del paese, che adesso infatti cerchiamo di riprendere. Casini. Ma non... Questa affermazione di Tortorella mi trova sotto un profilo d'accordo, sotto un altro no. Ritengo che se i destabilizzatori volevano in qualche modo tendere a risposte autoritarie da parte dello Stato, degli apparati dello Stato, se c'erano tendenze involutive sotto chi è stato protagonista di questi fatti, la risposta dello Stato è stata ferma. Io sono anche d'accordo nel dire che se c'era l'obiettivo di indebolire il movimento dei lavoratori, la capacità di tenuta del sindacato, dei cittadini che si sono riversati nelle piazze, è stata molto forte ed è stata la grande risposta di solidarietà che noi abbiamo visto anche in anni successivi, dopo il rapimento di Aldo Moro, per dire che entrambi i tipi di terrorismo hanno avuto risposte forti nel tessuto del paese che ha retto, e credo che noi non possiamo correre il rischio di dare risposte accademiche, un po' dovremmo veramente metterci tutti, io per primo, dalla parte del cittadino, perché forse davanti a questi fatti, a queste oscurità, mi sembra che rischiamo di contribuire a non far diradare la nebbia, ma a portarne ulteriore noi. Onorevole Casini, ha fatto riferimento alla reazione popolare, alla gente che è scesa sulle piazze, ha citato il dopo Moro, ma si potrebbe citare anche il dopo Brescia. Erano stati i sindacati a volere per quel giorno una grande manifestazione popolare in Piazza della Loggia. Vuole accomodarsi? Franco Castrezzati, dirigente della CISL. Si era convenuto che sarebbe stato lei a tenere il comizio. Ricorda che cosa di quella mattina? Pioveva, se non sbaglio. Sì, pioveva parecchio e quindi non c'è stata una grossa partecipazione. Anche perché abbiamo dovuto, contrariamente al solito, iniziare puntuali alle 10 per non lasciare la gente in una situazione di disagio. Lei cominciò a parlare, con quali parole, con quale stato d'animo, ricorda? Con lo stato d'animo che rifletteva lo stato d'animo della città, di una città cioè che subiva da alcuni mesi parecchi attentati che hanno colpito per fortuna soltanto le cose, perché qui è la prima volta che l'attentato purtroppo ha un risultato drammatico. Poi lo scoppio della bomba, che cosa vide dal palco? Dal palco, ecco, ricordo che io ho visto prima che scoppiasse la bomba una specie di nube e subito dopo lo scoppio e contemporaneamente ho visto volare striscioni, bandiere e quindi ho capito che c'era stato qualche cosa di molto grave. Dal palco ho visto la piazza ribollire di rabbia, di ansia, di dolore, di paura anche, certamente di paura. E ho capito che dovevo controllare un po' la situazione. Lei rimase sul palco, al microfono, sì. E cominciò a dare ordini.
Sì. Che cosa disse? Beh, arrivavano al palco le voci più disparate. Certo, c'era uno stato di grande tensione emotiva. E qualcuno diceva, guardate che abbiamo sentito che ha messo bombe anche in altre parti della piazza, oppure... per cui io dovevo dire, ecco, state al centro della piazza, poi dopo venite verso il palco, perché arrivavano voci che erano state collocate altre bombe pressappoco nella zona dove era già scoppiata la prima bomba. E poi alla fine spostatevi in piazza Vittoria, che è una piazza adiacente dove si pensava di lasciare fuori dal pericolo la gente. Quando e perché si decise a scendere dal palco? Beh, perché ho visto, intanto credo che ormai erano arrivate le autolettighe, quelle macchine avevano trasportato i feriti, erano più di 100 i feriti. E poi perché ho visto arrivare verso il palco, accompagnato da alcuni lavoratori, un mio fratello che era completamente coperto di sangue dalla faccia in giù, quindi ho capito che doveva essere ferito piuttosto seriamente. E siccome non bastavano le autolettighe, ho preso una macchina dei sindacati, abbiamo fatto fatica anche a caricarlo. Poi mi era stato detto da un figlio che l'altro figlio che si trovava con lui era sparito e quindi non se ne sapeva niente. Quindi anche per quella ragione ero parecchio preoccupato. Però il problema era di dire alla gente cosa doveva fare. Al primo momento erano arrivati alcuni autocarri carichi di carabinieri. E lì poteva sembrare una provocazione questo fatto. Io mi rivolsi all'ufficiale che comandava questi carabinieri, una persona molto intelligente che ha capito subito la situazione e ha dato ordine ai carabinieri di risalire sugli autocarri e di andarsene. Quante persone erano rimaste a terra sul selciato, ferite o morte? Ecco, era difficile da dirci perché i corpi erano completamente dilaniati, si vedeva una gamba da una parte, poi dei busti decapitati oppure arti mescolati con altri, per cui abbiamo avuto difficoltà anche a dire quanti erano i morti. Quindi questa è stata direi la situazione più drammatica. Io ho visto questa scena dopo aver fatto un altro mezzo comizio in Piazza Vittoria, perché si capiva che i lavoratori non volevano restare soli, non volevano andarsene, isolarsi, sentivano il bisogno di stare insieme, quindi, ma erano incerti, dovevano dare notizie alle famiglie. Quando si decise a tornare a casa e con chi parlò per primo? Oh mamma mia, io credo sono tornato a casa verso sera. Ero bagnato fradicio perché non avevo neanche un soprabito, sono stato sempre sotto l'acqua. Avevo preso un forte mal di testa e sono andato a casa, ho vomitato l'anima, ecco, proprio perché stavo male. Quindi non, a casa cosa ho fatto? Cercavo di resistere, ecco, perché sapevo che il giorno dopo sarebbe stato molto impegnativo. Castezzati, si dice che lei sia rimasto molto segnato da quell'episodio, è vero? È vero, sì. È vero perché io avevo fatto un'esperienza nel periodo clandestino. Nel 1944 ero stato in prigione, ero stato in montagna e quindi sono stato parecchie volte a tu per tu con scene drammatiche, ecco. Ho visto una fucilazione, ci hanno obbligato a assistere a una fucilazione, quindi venivo da queste esperienze, però qui francamente la cosa mi è sembrata, può darsi che fossi più fragile magari di quando ero giovane, ma certamente la cosa mi ha segnato. La ringrazio Castezzati, può accomodarsi. Riprendiamo il nostro dibattito. Mi rivolgo ora alle conoscenze, alla probità e all'autorevolezza del presidente Gualtieri. Quando l'amico del Turco dice che perché perdere tempo molto a indagare su cose che sono avvenute 20 anni fa e che dobbiamo dare una lettura più attuale e più politica, io sono in genere d'accordo, però con un chiarimento, che non è vero che delle stragi non si sappia niente. Delle stragi si sa molto di più di quello che si crede.
le stragi non sono state risolte giudiziariamente, ma la conoscenza di cosa è accaduto, dei meccanismi, è molto avanti. Per questa conoscenza hanno contribuito anche i servizi, hanno contribuito la polizia, hanno contribuito i carabinieri. Se qualcuno crede che l'attuale stato di superamento del terrorismo o di superamento del terrorismo rosso sia venuto contro la polizia, contro i carabinieri, contro i servizi, dice una enorme sciocchezza. Qui la differenza di fondo che io voglio far notare, che delle stragi si sa moltissimo, che la lettura che ci accingiamo a fare, che continuiamo a fare, ci dovrà portare a chiudere un problema, perché credo che tutti noi saremo convinti che noi non possiamo tenere questa ferita aperta nel corpo della nostra democrazia, questa ferita delle stragi non risolte. Dobbiamo tentarla di chiudere, perché è una ferita infetta. Questa è la cosa che noi dobbiamo tentare di fare. E io ho sempre detto, e ho finito, ho sempre detto ai responsabili dei servizi con i quali sono entrato in contatto per varie occasioni, con i capi della polizia, comandanti dei carabinieri, aiutateci a tutti i costi a risolvere questi problemi, perché il giorno che noi chiuderemo il capitolo delle stragi, i servizi saranno 100 volte più rispettati, la polizia sarà 100 volte più amata, i carabinieri altrettanto. Lo sforzo che dobbiamo fare tutti in questo momento, istituzioni, partiti, ma istituzioni della sicurezza, è quello di aiutarci a chiudere questo capitolo, che non è vero che sia così lontano. Ci sono tanti elementi di conoscenza. Io mi dichiaro, forse sbaglierò, ottimista per quello che potrà fare la nostra Commissione e il Parlamento dopo la Commissione. Del Turco. Ma guardi, senatore, io non le chiedo di non occuparsi di cose capitate 20 anni fa, di perdere tempo con quelle cose. Io penso che sia stato perso fin troppo tempo. Le chiedo di guadagnare tempo. Non ricominciate a discutere da dove abbiamo già discusso 15 anni fa. Cioè evitate di rifare tutta la trafila della discussione a chi questo giova, perché questa è un'operazione già digerita da questo paese. Ha capito, questo paese ha capito. La gente che ha perso la vita in queste stragi, i nostri, i nostri hanno capito. E se, questo fenomeno sta scomparendo, è scomparso dalla vicenda sociale e politica di questo paese, e anche perché i nostri hanno saputo reagire, la parte che io rappresento ha saputo reagire a queste cose. Senatore Onorato. Io sono sempre un po' cauto con le interpretazioni di tipo complottistico, però mi chiedo e vi chiedo e chiedo all'opinione pubblica e al ceto responsabile del paese, non è forse vero che la chiave di interpretazione complottistica è una chiave sbagliata per il terrorismo di sinistra in Italia ed è una chiave almeno utile, almeno da tentare, per il terrorismo di destra in Italia, che ha tutti connotati? Questa è la prima riflessione. Poi ce ne sono anche altre. Questo terrorismo di destra, la periodizzazione che faceva Ferraresi è importante, diciamo sino all'omicidio Occorso, 76, per cui vale la ipotesi della strategia della tensione. Ma sino a 76 questa strategia della tensione, questo stragismo, purtroppo, che cosa ha prodotto? Stragi non rivendicate, indagini giudiziarie, noi non le possiamo rifare qui, che però sono un po' viziate da un limite della cultura investigativa di quel periodo, che aveva sottovalutato il terrorismo di destra, perché aveva davanti quello di sinistra. Poi ha incominciato a dimensionarlo nella giusta misura. Mi viene in mente strage di Peteano. Non ci sono state delle incriminazioni per depistaggi che addirittura hanno anche addirittura coinvolto anche dei giudici? Strage di Bologna, non ci sono state delle incriminazioni per depistaggi verso matrici internazionali, bombe messe sui treni, fatte mettere sui treni da agenti internazionali proprio per depistare all'estero? E così via, adesso non me ne vengono altre, però depistaggi, coperture, certo, ci sono stati, questi sono i fatti. E credo che la Commissione parlamentare debba, dare un'interpretazione di questi fatti. E allora forse, ecco la domanda provocatoria dell'inizio, la tesi complottistica è una tesi da verificare. E certo il Paese ha bisogno di una risposta. Perché, e qui finisco, la democrazia italiana è stata messa sotto scacco dal terrorismo di destra e dal terrorismo di sinistra. Direi forse che la stessa genesi di questi due terrorismi,
è stato uno scacco per la democrazia, non soltanto il fatto che a stento, con difficoltà, è riuscita a combatterli. Io credo che siamo arrivati a un momento in cui la democrazia italiana ha le risorse per potersi riscattare veramente da questo pericolo mortale che è accorso. Onorevole La Russa, lei si è sentito, diciamo, oggetto di attenzione nel corso di questo dibattito in quanto uomo di destra, voglio dire. Sì, in quanto uomo genericamente di destra, non certo come esponente del Movimento Sociale Italiano, perché oggi, ma solo oggi, bisogna pur dirlo, almeno questo è assodato. E lei mi darà 20 secondi per ricordare che invece in quegli anni persino il ragazzino di 16 anni poteva essere considerato golpista o in qualche modo complottante, tant'è che qualcuno come Sergio Ramelli per questo perdette la vita. Ma oggi certamente se ne può parlare con un altro tono. La strategia della tensione utilizzava una manovalanza proprio molto spontaneista. Sì, sì, ma sto parlando delle conseguenze. Di un modo affrettato di fare la verità. Il solo fatto che oggi, a 15 anni di distanza, stiamo ricominciando a discuterne vuol dire che quei giudizi trinciati sul momento erano quantomeno affrettati, a nostro avviso sicuramente sballati. Oggi ho sentito parlare, e credo valga la pena partire dalla fine, ancora di tesi complottistica, cioè che lo stragismo abbia come spiegazione un complotto che aveva come punto finale il colpo di Stato. Veramente, il complotto vuol dire qualche cosa del genere. E questa è stata la tesi. La strategia della tensione non è la strategia golpista. La strategia golpista mira al colpo di Stato. La strategia della tensione, ripeto... Ma lei ha parlato di complotto. Allo spostamento... La lettura complottistica. Cos'è? Un complotto per ottenere che cosa? Qual è l'obiettivo? Lo spostamento a destra del quadro politico. Oh, allora, lo spostamento a destra. Lei ha parlato, e credo che è stato anche prima preceduto da qualche cosa di simile, di un estremismo di destra, di un estremismo di sinistra, e fin qui è pacifico. Di un terrorismo di destra e di un terrorismo di sinistra, e fin qui non si può dire che questo non sia esistito nel nostro paese, ma lo stragismo, dobbiamo ancora decidere se ha avuto un colore di uno dei due, rosso o nero, e a mio avviso non ha avuto né il colore rosso né il colore nero. Nico Azzi, che cos'è? Scusi, io l'ho lasciata parlare. Lei evidentemente ha delle tesi precostituite e non sopporta che altri dicano cose diverse alle sue. No, perché tutte le volte non riesce a lasciarmi parlare. Vinci Guerra è l'unico che è stato condannato per una strage, se non sbaglio, quello di Peteano. Vinci Guerra dice tranquillamente che nessuna strage è organizzata da gruppi di destra in quanto tale, che se vi è manovalanza si tratta sempre di persone al servizio dei servizi segreti. Questa è una dichiarazione che il giudice sicuramente ricorderà, che se vogliono posso leggere perché l'ho anche trovata in questo momento testualmente, ed è l'unico che ha titolo per dire una cosa del genere. Cosa voglio dimostrare, cosa voglio sostenere? Che oggi bisogna, come diceva anche qualcuno anche questa sera, finalmente facendo un salto in avanti, bisogna partire senza preconcetti. Vi sono delle teorie ancora fumose, certamente qualche cosa che sin dall'inizio, per la verità a sinistra, non a destra, fu visto chiaro, subito quando partirono le indagini nei confronti degli anarchici di Valpreda. La sinistra extraparlamentare rispose dicendo si tratta della strage, di una strage di Stato. Oggi, dopo tanti anni, dal 1969 e meno dalle stragi del 74, niente porta a escludere che vi fu sicuramente, e lo dice in sostanza anche Gualtieri, che vi fu una regia politico-organizzativa. Sono parole testuali, se non mi sbaglio. Che vi è in tutta questa vicenda una regia che sicuramente non può essere collocata a destra, perché era non per cambiare, ma per mantenere, sia pure con spostamento moderato, che sicuramente non riguardava e non riguarda la mia area politica, in maniera quindi più moderato, per mantenere il potere. Mi faceva cenno di interrompere. Sì, onorevole La Russa, le faccio due nomi, De Lorenzo e Miceli, entrambi ai vertici dei servizi segreti. Certo. Successivamente riformati a seguito di ciò che accadde durante le loro gestioni. Certo. Entrambi in odore di golpismo, entrambi per la verità assolti, ma tutti e due, seppure per brevi periodi, deputati del suo partito. Perché?
Beh, io potrei rispondere dicendo che in questa sala, in questo dibattito, vi è un generale che è candidato nelle liste del Partito Radicale. Lei non si sognerebbe mai di attribuire a questa candidatura nel Partito Radicale del generale Viviani una collocazione golpista, credo, ai radicali. Io credo che i radicali abbiano messo il generale Viviani in lista per prendere voti. Lo stesso fece Almirante, che era un maestro in questo, mise sia Miceli, in epoca diversa, sia di Lorenzo, perché aveva capito che quello portava voti al Movimento Sociale Italiano. Mi perdoni, le posizioni del generale Viviani, ancorché contestabili, mi pare che differenzino fortemente da quelle di Lorenzo e Miceli. Non è stato mai inquisito il generale Viviani, che io sappia. Grazie, non sono mai stati condannati, come lei ha già detto. Ho detto inquisito. Ecco, io credo che in quel momento Di Lorenzo, quando è stato candidato, ha portato, perché non riconoscerlo, all'MSI negli anni 70 una marea di voti di carabinieri e di familiari di carabinieri che credevano nella sua capacità di avere ammodernato l'arma, che sicuramente fece. Vorrei concludere con la strage di Peteano, l'unica con un colpevole, il reo confesso Vincenzo Vinciguerra, come è stato qui ricordato. È il punto più emblematico e tragico della contraddizione. Da una parte carabinieri che muoiono e dall'altra altri che depistano. Eppure, nell'analizzare la sentenza, Giovanni Salvi osserva: non di vocazione antidemocratica dei singoli corpi si è trattato, ma del condizionamento del loro operare. Contrastati quei condizionamenti, l'arma dei carabinieri ha dimostrato un impegno eccezionale per tenacia e per intelligenza. Basti ricordare le operazioni degli anni 81 e 82, che portarono allo smantellamento dei NAR di terza posizione e che costarono all'arma, come alla Polizia di Stato, un tributo di sangue e di sofferenza che sarebbe errato dimenticare. Ecco, c'è una tendenza a considerare le cose di cui stasera abbiamo parlato come se si trattasse di una sorta di lunga tragedia che però è ormai in negletta in un armadio, quasi una pratica archiviata. Non credo che ciò sia del tutto accettabile, non credo che lo sia soprattutto da parte dei giovani. Qual è il lascito, se c'è, di quegli anni e di quegli eventi? Tortorella. Che bisogna continuamente difendere la democrazia, perché la democrazia non solo non è mai realizzata una volta per tutte, ma è continuamente insidiata, perché la vita democratica di un paese, proprio per se è democratica davvero, può portare a evoluzioni le quali non piacciono a gruppi di potere e a forze le quali si sentono minacciate nei loro privilegi, nei loro interessi, nelle loro anche prevaricazioni qualche volta. Ecco perché la lezione di quegli anni per tutte le forze democratiche è la resistenza democratica, la vigilanza democratica, la capacità di lottare all'interno stesso dello Stato, come dimostrano i fatti, perché prevalgano le forze della democrazia. Onorevole Casini. Io credo che la lezione da trarre anche dopo questa serata è che una grande democrazia ha un dato distintivo: sa leggere dentro se stessa, dentro le sue contraddizioni, ma anche dentro le sue potenzialità. La risposta della gente, del popolo, ma anche degli amplissimi settori, delle forze dell'ordine, del potere politico, è quella che alla fine ha prevalso. E noi vediamo in questa storia tormentata, certo, episodi di deviazione, difficoltà anche nell'ambito dei servizi di cui tanto si è parlato, ma alla fine la capacità dello Stato anche di bonificare i servizi, di passare oltre una situazione di difficoltà sulla quale non bisogna chiudere gli occhi, ma sulla quale dobbiamo continuare a vigilare. È per questo che il Parlamento ha compiuto un atto di grande significato nel darci questo mandato, a cui io mi auguro riusciremo ad essere conseguenti. Ottaviano Del Turco. Ma io sono d'accordo con Tortorella e con Casini, aggiungo una sola cosa, Zavoli. L'onda d'urto di una bomba è anche un'onda lunga e lo stiamo dimostrando questa sera, questa discussione lo dimostra. Ecco, un grande paese civile deve avere a un certo punto la forza di chiudere quest'onda, di chiudere con questa storia. Per questo auguro al Presidente Gualtieri di fare quello che non siamo riusciti a fare tutti insieme per 20 anni. Generale Viviani. Se un ammaestramento possiamo trarre è questo: dobbiamo assolutamente fissare chiare competenze e chiare responsabilità. Giudice Minna. Il terrorismo è durato troppo a lungo, è finito troppo tardi, c'è una striscia di sangue troppo lunga. Nello stesso tempo nessuno dal fenomeno del terrorismo, nessuno è uscito come eravamo entrati. È rimasta forse qualche traccia di forza in più,
Forse si pensa troppo a come si governa, forse dovremmo tornare a pensare di più perché si governa, per chi si governa. Onorevole La Russa. Io credo che sia un lascito di dolore, ma anche di sete di verità e di giustizia. Certamente gli anni più bui della Repubblica, così come lei chiama questa trasmissione, sono anni in cui riuscì il potere, questo è il nostro convincimento, a mettere gli uni contro gli altri dei giovani, per esempio, e riuscì sicuramente a utilizzare politicamente lo stragismo. Oggi è una tesi quella della strage di Stato, ma è una certezza che lo stragismo fu cinicamente utilizzato. Io credo invece che non bisogna partire da verità preconfezionate, non bisogna partire da preconcetti, guardare in fondo a se stessi, guardare alla realtà e cercare tutti insieme, se possibile, verità vere. Senatore Onorato. Quando il terrorismo politico, di qualsiasi segno, insidia la democrazia, vuol dire che quella democrazia è in crisi. Perché il terrorista di sinistra che vuole cambiare il sistema e la società, cortocircuitando le regole democratiche, o il gruppo di potere politico che vuole tentare una strategia di conservazione o di reazione utilizzando sistemi antidemocratici, è un indice, una spia di questa crisi della democrazia. Beh, mi perdoni, senatore, ma una democrazia che supera tutte queste prove, ecco, non è perciò stesso più forte? Ecco, quello volevo arrivarci, dottor Zavoli. La democrazia italiana ha saputo superare questi pericoli. Però io credo, e questo è il mio messaggio finale, diciamo, io credo che avendo superato questi pericoli ha dato una dimostrazione di forza. Ma siamo sicuri che i prerequisiti di debolezza che avevano generato quegli anni bui del trentennio passato non sono ancora presenti? Questa è la domanda, l'esame di coscienza e l'appello per il futuro. Trasparenza, rispetto delle regole, rivitalizzazione del nostro sistema democratico. Questo è il lascito. Dottor Improto. Ma io sono leggermente un po' più pessimista. Ci sono ancora segnali di irrequietezza, quindi sono un po' d'accordo con quanto è venuto dall'altro lato, di essere molto attenti, accorti e di far soprattutto molto, come dire, affidamento sulle forze del popolo, sulla nazione, perché se successi li abbiamo avuto con tutte le forze del paese, con tutte le forze democratiche, forze sindacali, magistratura, forze dell'ordine. Dobbiamo essere tutti uniti e molto attenti all'evoluzione della vita, non soltanto nazionale, ma anche internazionale. Dottor Improta, lei non è persona che a caso fa del pessimismo. Sappiamo poco del prima, dobbiamo temere anche per il dopo. Ma più che temere, come dicevamo prima, poiché ci sono stati dei segnali ancora di insofferenza, di inquietudine, è bene stare molto attenti, non trascurare quei determinati fenomeni che ancora oggi noi vediamo hanno dei riferimenti, dei riflessi sulla vita nazionale. Quindi bisogna, non come è stato detto qualche tempo fa, non abbassare la guardia, essere attenti. E faccio riferimento a qualsiasi forma di terrorismo, di qualsiasi colore, di qualsiasi area. Professor Ferraresi. Anch'io sono contrario al trionfalismo a questo punto. È fuori discussione che la democrazia italiana ha retto, perché sennò noi non saremmo qua, o almeno molti di noi non sarebbero qua. E questo è un dato acquisito. Cioè, credo che siamo tutti d'accordo che ci sono state delle mele marce all'interno di diversi settori. Queste mele marce come sono state eliminate? Ecco, se noi esaminiamo questo aspetto del problema, credo che il nostro ottimismo vada molto smorzato. Al Presidente Gualtieri, per il suo ruolo e per le sue responsabilità, lasciamo l'ultima parola. Io sinceramente faccio fatica a vedere una certa aria di trionfalismo questa sera, o di autocompiacimento, non lo vedo sinceramente. Ciascuno di noi credo sia molto preoccupato invece del crescente distacco dell'opinione pubblica, della gente, dal sistema politico, dal sistema dei partiti e dalle istituzioni. E nelle istituzioni ci metto anche istituzioni della sicurezza, molte volte. Un crescente distacco che mi preoccupa moltissimo, credo debba preoccupare tutti. Questo nasce da un giudizio che la gente dà della difficoltà che abbiamo di tenere pulita
la nostra casa comune, di tenerla in ordine e di tenerla anche libera da questi fenomeni di aggressione di forze terroristiche di destra o di sinistra, in cui le stragi sono state la manifestazione più spietata. C'è questo giudizio. Quindi il compito di una commissione come quella che ho l'onore di presiedere è un compito difficile e angoscioso, perché l'aspettativa della gente è molta. Quello che vorremmo dare noi alla gente è altrettanto molto. Vorremmo potergli dare la risposta per chiudere questi capitoli. Noi siamo una commissione del Parlamento e non siamo quindi un organo separato. Io spero che il Parlamento ci dia la forza per poter portare avanti questa opera che noi facciamo con dedizione. Qui ci sono alcuni componenti della commissione, con dedizione, perché questo è un compito che sentiamo essenziale per la Repubblica Italiana. Le parole conclusive del Presidente Gualtieri sono severe, rigorose, talvolta persino accorate. Chiedono a tutti noi, che le abbiamo ascoltate, responsabilità e fiducia. Buonasera. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere, e la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da sporcare le lenzuola, è l'ora dei miracoli che mi confonde, mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Si muove la città, con le piazze, i giardini e la gente nei bar. Galleggia e se ne va, anche senza corrente camminerà. Ma questa sera vola, le sue vele sulle case sono mille lenzuola. A due a due gli innamorati sciolgono le vele come i pirati, e in mezzo a questo mare cercherò di scoprire quale stella sei, perché mi perderei se dovessi capire che stanotte non ci sei.